Buonasera ragazzuoli, buonasera, bentornati. Oggi è mercoledì, no, oggi è martedì. Martedì, ormai mancano mercoledì, 2 giorni e mezzo, 3 giorni all'ultimo episodio, ragazzi. Siamo arrivati all'ultimo episodio, ce l'abbiamo fatta e siamo ancora in vita. Siamo ancora vivi, almeno spero, la maggior parte di noi, la maggior parte di voi. Comunque ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Spero vada tutto bene. E vi vengo a salutare. Buonasera, buonasera, ciao Eva, ciao Black, ciao Mario, ciao Luna, buonasera, buonasera ragazzi. Frank maglietta top. Ah, questa è la maglietta del canale, ragazzi. La trovate nello shop, eh? La trovate nello shop, sotto ogni video c'è uno shop, trovate proprio la maglietta specifica col logo. In realtà trovate di tutto con il logo del canale, quindi chi è interessato e ovviamente supportate il canale. Ciao Mario. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ciao Erwin. Ciao, ciao Morico. Saluti anche a te, saluti anche a te. E, ci scriveva prima, che scriveva Simona? Un piccolo giardino di un libero giardiniere era tutto ciò di cui avevo bisogno. Aveva bisogno di adoperare le proprie mani e non di comandare le mani altrui. Buonasera ragazzi. Buonasera Simona, buonasera, buonasera. Bellissima, fra l'altro, per questo commento partiamo proprio bene stasera. Vivi sì, ma fortemente positivi. Interpreta come credo. Ok, interpreterò in qualche modo. Allora, ragazzi, stasera è la serata tolkieniana legata alla serie, quindi parleremo di cose tolkieniane, o comunque faremo nei confronti tra la serie e il canone, quindi quello che c'è scritto nei libri, insomma. Per farlo, c'è un grande ritorno su questi. Come sta il gatto? Ma non lo sentite che sta miagolando? Al momento sta in bagno perché ancora piccolo, non lo possiamo lasciare libero per la casa, anche perché la casa è grande, quindi rischierebbe di farsi male. Quindi lo mettiamo nel bagno, che comunque è grande, e lui si gira lì. Tanto nel bagno non ci sono pericoli, bene o male, quindi non c'è pericolo che cade, non c'è pericolo che va a finire da qualche parte, che si nasconde e non lo troviamo più. Sta tranquillo, quindi sta in bagno, solamente che guarda, lui vuole stare sempre in compagnia ormai. E quindi quando lo metto in bagno, si lamenta, per un'ora piange, poi quando si stanca finalmente smette di piangere e si mette a dormire. Questo fa. E, vabbè, comunque, dateci Paolo, dateci Paolo. Eccolo qua, Paolo, aspettate, eccolo qua, Paolo. Buonasera, A grande bentornato, richiesta, Paolo. non credevo di avere tutti questi fan. Veramente, insomma, siamo Bentornato, qua. Paolo, Dopo bentornato. una settimana sono contento di essere qua, anche perché non abbiamo parlato dell'ultimo episodio. Vi siete persi tutte le mirabolanti cose che avrei potuto dire. Ma infatti Paolo, prima di iniziare in realtà con il focus della serata. Allora, il focus della serata, ragazzuoli, come avrete capito dal titolo, dalla copertina e da tutto, insomma, saranno i luoghi della Terra di Mezzo. Ovviamente, i luoghi della Terra di Mezzo all'interno della serie Gli Anelli del Potere. La scorsa settimana, infatti, abbiamo parlato dell'aspetto dei personaggi, chiedendoci se fosse tolkieniano o meno. Stasera, invece, parleremo dei luoghi tolkieniani presenti all'interno della serie e ci chiederemo se sono tolkieniani o meno. Però, prima di iniziare, voglio leggere tutto un commento. Commento di Martina che dice: la saluto ovviamente. Frank, vedendo i tuoi gattini, è venuta voglia anche a me e ho adottato una gattina presa oggi al gattile. Bravissima Martina, bravissima. Tra l'altro, mo molto brava a prendere una gattina o un gattino non, senza mamma, quindi un orfanello o un'orfanella. Al gattile è perfetto perché lì sono tutti orfanelli. Quindi. Bravissima, bravissima, bravissima Martina. Mi fa piacere che ti sia venuta voglia, mi fa sempre piacere questa cosa. Se altri vengono influenzati dalla nostra passione, la mia passione per gli animali. Ma è la domanda retorica il tetro della lavino? No, Mario, no. Domanda sincera, a cui proveremo a dare una risposta sincera come sempre. E, però prima, Paolo, dato che stasera siamo io, Paolo, stasera siamo io e te. Proprio una bella chiacchierata tranquilla, proprio. Faremo un'oretta, un'oretta e mezza di chiacchierate, ragazzi, tra me, Paolo e voi. Quindi stasera sarà proprio una cosa privata, una cosa molto contenuta, in attesa del gran finale, Paolo. Prepara, io, come dire, ci stiamo riposando per il gran finale. Saranno, ragazzi, le live sulla serie, ci tengo a dire che andranno avanti fino al 20, fino al 20, fino al 21. Il 21, il venerdì dopo l'ultimo episodio, il venerdì successivo all'ultimo episodio, si chiuderanno le live, questa sessione, questa fase di live dedicate alle serie e riprenderà la programmazione classica. Ovviamente non ci fermeremo con la serie, nel senso che
tra una stagione e l'altra parleremo, continueremo a parlare della serie, magari faremo dei focus specifici, ancora più specifici, ci rivedremo gli episodi, parleremo delle novità, delle news provenienti dalla serie, dalle prossime stagioni, insomma, non è che ci fermiamo e l'abbandoniamo la serie, ci mancherebbe, però ovviamente ricominceremo con la solita programmazione, infatti la settimana prossima farò una live dedicata alla programmazione futura del canale, dove scoprirete tutti i nuovi contenuti, tutte le prossime appuntamenti, e quindi, insomma, si chiude un portone, si chiude una porta e si apre un portone, come si suol dire. Paolo, cosa ne pensi quindi di questo settimo episodio? Tu non ne sei mancato venerdì scorso, quindi ci fa piacere sapere la tua su quest'ultimo episodio. Vai. Beh, intanto io ho timore che alla live di venerdì sera supereremo la mitica live di 6 ore che abbiamo fatto la prima, dopo i primi 2 episodi, quindi probabilmente arriveremo alla mattina dopo, continuando a disquisire di quello che abbiamo visto. Che dire del settimo episodio? Allora è stato un episodio che secondo me è stato meno peggio, cioè di quello precedente, cioè del settimo e anche del sesto, che sono stati 2 episodi che mi hanno sconvolto per la quantità di idiozie che ci avevano messo dentro. Questo episodio purtroppo è di una moscezza unica, è un episodio polso, lento, che non va da nessuna parte, pieno di dialoghi che sostanzialmente non dicono nulla, ma che alla fine, posso dire, mi ha disturbato meno, perché tutto sommato si sono evitati robe tipo il mitril, la spada magica che apre la chiave, come una chiave che apre con geni strani. Quindi alla fine è stato un episodio che è tornato nella norma con assurdità varie, ma che non mi è dispiaciuto come quelli prima. Non credo che sia il peggiore della serie, anche nella sua moscezza, anche a livello di ritmo. Purtroppo paga l'accelerazione che aveva avuto l'episodio precedente, che almeno ci aveva dato qualche particolare più interessante, perché aveva una battaglia, aveva particolari horror, poi come li hanno realizzati, ma comunque è un episodio che presenta anche dei bei problemi, e posso dire solo che Vongola d'Argento mi ha ucciso definitivamente, e credo che non mi riprenderò mai da questo nomignolo dell'intimità detto da Galadriel con aria trasognata. Ah, lo chiamavo Vongola d'Argento. È stato il punto di non ritorno. Secondo te Tolkien avrebbe mai potuto inventarsi una cosa del genere? Non lo so, sto chiedendo. Sarebbe mai potuto venire in me. Quanto è tolkieniano questo nominio? Allora, posto che ci sono delle persone che hanno detto ma è del tutto lecito che si chiamino così, perché gli innamorati ti danno questi epiteti tra di loro, va bene. Punto primo, non vedo perché Galadriel dovrebbe dirlo a Teo, sotto le radici di un albero, va bene. Ma poi io sono andato a guardare in tutti i dizionari elfici che potevo trovare, e non esiste la parola vongola in elfico, quindi anche cercare con un appiglio o una traduzione è stato letteralmente impossibile. Allora la mia domanda è, ma non potevano inventarsi qualcosa di meglio? Non lo so, una stella, un qualcosa di incredibile, la luce delle stelle, la luce di una montagna, no, la vongola, pazzesco. Proprio è stato un momento, un colpo basso. E poi oltretutto la grande domanda, ma perché Galadriel cerca la vendetta per suo fratello e non la cerca per il suo innamorato, che probabilmente è morto? Perché questo poveraccio non merita neanche una vendetta. Oltre a essere chiamato Vongola d'Argento, non gli concedono neanche l'onore di una vendetta. Povero Celeborn. Io credo che possa avere un destino abbastanza, come dire, terribile il nostro Celeborn, nel senso che potrebbe saltar fuori nel peggiore dei modi. Perché io ripeto, una delle mie teorie è che possa essere sotto tortura in questo momento. Perché ma pensiamoci, scusate, la Terra di Mezzo, l'ho detto anche ieri, l'ho detto venerdì scorso, è quella, non è che è un universo dentro di sé, però come vastità sarebbe tranquillamente esplorabile da Galadriel se veramente tu vuoi trovare il tuo marito. Quindi qual è il problema magari a metterti alla ricerca di tuo marito? Penso che comunque la,
la terra di mezzo la gireresti nell'arco di poco tempo rispetto in relazione alla tua vita, alla vita elfica. Quindi, parte che sembra proprio pigra con col marito, e poi vedi che appunto con Finrod si dà alla caccia più sfrenata. Col marito invece chi se ne frega, tanto è morto o chissà dove cazzo sta. Ma poi, proprio dal punto di vista pratico, non è che ci vorrebbe chissà quanto per trovare... Se è disperso una terra di mezzo, per questo dico io, potrebbe non essere alla portata di un'esplorazione tranquilla, magari. Magari loro lo stanno tenendo nascosto perché è finito nelle grinfie di Sauron. Magari tortura, perché vi ricordo che Galadriel dice che il marito si perde durante una battaglia. Si scompare, disperso, non si è capito. Quasi quasi dica... Infatti io stavo aspettando... Io sono andato a risentirmi la parte. Non dice che è morto. Non lo dice chiaramente. Però fa sembrare che sia morto. Da come ne parla. Infatti ne parla tra l'altro in maniera molto simile a come parla di Finrod. Però con Finrod dice chiaramente che è morto. Il marito no. Quindi lei ha il dubbio. Però è vero che sembra che il marito si sia disperso durante quella battaglia dove è morto pure Finrod. Quindi... magari si è disperso e è stato catturato. E da chi è stato catturato? Da Morgoth o da Sauron. Quindi potremmo effettivamente ritrovarlo nel peggiore dei modi, il nostro Celeborn. Ingiustamente, ovviamente, perché tutto ciò, lo torno a ripetere, nei libri non esiste. Però, Paolo, una cosa positiva. Ecco, questo ti volevo chiedere. Ti ricordi sempre quel dialogo? Che poi, guardate caso che quel dialogo è tra le cose più interessanti dell'ultimo episodio, è negativo e in positivo. Buon collino d'oro, però io ho trovato interessante quel discorso che Galadriel fa, che ovviamente si ricollega a quello che fa Gandalf nella trilogia, ovviamente, in merito al destino. In merito al fatto che il destino non è nelle loro mani, ma c'è un disegno superiore. Ovviamente lì credo sia riferito nemmeno ai Valar, ma a Eru Ilúvatar, perché è lui che ha disegnato il destino. Di tutti, insomma, soprattutto dei primogeniti. Quindi quel discorso lì, per quanto sicuramente ricalcato su quello che Gandalf dice, anche se non è uguale il discorso, però è molto, molto simile a quello che Gandalf dice anche nella trilogia di Peter Jackson. E come l'hai trovato? L'hai trovato un'aggiunta inutile, poco, in realtà poco rilevante, o ti è piaciuto? Ma io sono combattuto, perché da una parte ho apprezzato questo discorso, così come ho apprezzato sempre lo stesso discorso di Galadriel, che parla della guerra, che la guerra non è solo dentro di noi, è anche fuori di noi. E diciamo che Galadriel ha svolto un ruolo materno, comunque formativo con Teo, quindi l'ho apprezzata perché ha dimostrato di essere qualcosa di più. E ha detto anche qualcosa a proposito del destino, quindi ci sta che una creatura così saggia come dovrebbe essere Galadriel, un elfo millenario, dica qualcosa a Teo in questo senso. C'è un'opera, c'è un'azione di un'opera maggiore dietro, c'è una potenza che noi non vediamo, che è il destino e probabilmente la provvidenza che viene tirata in ballo, ed è il discorso di Gandalf. E qua c'è l'altra parte del mio discorso, perché in questa serie noi abbiamo visto che è tornato tutto quel citazionismo jacksoniano, che è da una parte fanservice e dall'altra parte gioca a collezionare tutta una serie di cliché, rimandi che si collocano direttamente nel solco dei film di Peter Jackson. E non è solo questo il discorso, poi l'abbiamo visto in altri casi con la scena sotto le radici, che è tale quale a quella degli Hobbit con Nazgûl. E poi vogliamo parlare della citazione diretta di Beren e Lúthien quando Galadriel dice che Celeborn l'ha vista danzare sotto gli alberi? Quanto di più spudorato poteva esserci? Ci sono tutte queste citazioni. Caso, Paolo, ci sono... stanno ronzando intorno a Beren e Lúthien, però non possono citarli, probabilmente. Però ci stanno ronzando di continuo intorno, proprio di continuo. Mi ricordo che secondo me avevano messo persino Uan, non sbaglio, c'era la statua di Uan, non ricordo sì. male. In una delle sì. Nel Lindon. Loro ci ronzano sì. intorno a Beren e Lúthien, però io non credo che possano nominarli. Altrimenti non si spiegherebbe perché non c'è manco una... Hanno nominato persino Feanor, vuoi vedere che non potevano... Perché non avrebbero dovuto nominare Beren e Lúthien? Perché non possono farlo, probabilmente. Però ci stanno ronzando intorno. Quindi, però è strano, casi... perché sono nel Signore degli Anelli. E come Arendi, sono i due poemi che vengono raccontati
Paolo, ma io infatti, ragazzi, lo dico anche a voi, ragazzi, io non credo che la questione dei diritti sia semplicemente hanno acquistato i diritti del Signore degli Anelli, dello Hobbit e le appendici e possono utilizzarli come vi pare. Secondo me non è così semplice la questione, perché ci sono alcune cose inspiegabili, tipo alcune cose che se non sbaglio non sono presenti nemmeno nelle appendici, loro le hanno dette nella serie, mentre altre che se... Cioè, dovrebbe essere tranquillamente utilizzabili nella serie perché presenti nel Signore degli Anelli o magari nelle appendici, non le stanno utilizzando e magari avevano anche un motivo per farlo. Quindi c'è un qualcosa che non torna, ragazzi. Cioè, secondo me c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che, per semplificare, ci hanno detto che hanno i diritti per Signore degli Anelli, Silmarillion e le appendici, ma nemmeno abbiamo la conferma, che non è che abbiamo un foglio scritto. Un firmato ufficiale dove sta scritto la Tolkien Estate ha concesso questi diritti, questo, questo e questo. No, sono sempre voci provenienti da articoli sul web, ma non c'è alcuna conferma, forse qualcosa di qualche dichiarazione più o meno ufficiale c'è, ma non c'è nulla che possa effettivamente attestare per filo e per segno quali diritti loro hanno. Questo è il motivo per cui ci troviamo in un vicolo cieco quando parliamo di diritti. Io ho fatto un video per i diritti, ma anche lì io ho potuto dare informazioni, bene o male, informazioni che tutti noi abbiamo. Poi ho provato a fare qualche riflessione in più. Però fatto sta che sembra molto strana questa gestione dei diritti, perché in certi momenti sembra che loro possano utilizzare qualcosa in più. In altri momenti sembra che si facciano problemi a utilizzare cose che in realtà teoricamente potrebbero utilizzare perché presenti nel Signore degli Anelli o magari nelle appendici. Quindi vai a capire, vai a capire. Vabbè, magari forse in futuro spero che ci chiariranno questa cosa. Frank, ho una domanda. Chi sono gli stregoni presenti nella serie? Rispondo prima a te. Chi sono gli stregoni presenti nella serie? Quali stregone? Per il momento c'è solo un potenziale stregone che è Meteor Man. Io continuo a dire che è E le Tara. tre sacerdotesse. Quelli non sono stregoni, a parte che quelle sono proprio inventate. Quindi, allora, quello è sicuro che sono inventate, perché non c'è nulla di simile nell'universo tolkieniano. Mentre Meteor Man ancora non siamo sicuri che è inventato, o meglio, come arriva è inventato, però potrebbe ancora essere Gandalf. Ragazzi, io lo dico tranquillamente. Non è ancora da cancellare il fatto che possa essere Gandalf, anzi, è la cosa più probabile. Ringrazio Ola e la saluto ovviamente. Grazie Ola. Quanto mi sono mancati i commenti epici di Paolo. Paolo, un saluto per te ovviamente. E grazie Ola, benvenuta anche stasera. Spero che un giorno sarai anche qui con noi. Dovevi esserci ieri, spero una delle prossime volte. Comunque, allora, Paolo, vuoi aggiungere qualcos'altro? Se no, iniziamo con la serata. Con No, noi. no, è stato un episodio che purtroppo, diciamolo, questa serie, anche se io sono stato critico fin dall'inizio, a un certo punto ero arrivato quasi a darmi sufficienza, però poi questa serie ha scavallato male e poi progressivamente è crollata sempre di più e mi pare che non sia solo la mia opinione, mi pare che sia abbastanza condivisa. Io ho visto gente che ha perso tutto l'interesse, che magari era super positiva nei primi episodi, ma poi progressivamente, di fronte anche al cumulo di cose incomprensibili, o anche alla gestione dei personaggi, a cose assurde che gli fanno fare, ha cominciato a vacillare, a cambiare opinione. Quindi va bene, noi ovviamente aspettiamo ancora a dire la nostra sull'ultimo episodio, però io mi aspetto delle cose terrificanti nell'ultimo episodio, cioè delle cose che superano addirittura il Mithril. Io lo dico qua, e quindi, siccome dovranno metterci dei cliffhanger, questi cliffhanger rischiano di diventare delle bombe atomiche senza riferimento alla situazione politica internazionale. Aspetta, che volevo dire? Mi sono scordato. No, niente, mi è passato di mente, mi è passato di mente, mi dispiace. No, volevo leggere qualche commento allora. Leggo, innanzitutto Paolo, saluta Mario, se no Paolo Mario non aspetta. Ciao Paolo, saluta. Mario, grande. Abbiamo avuto un parere abbastanza simile su quest'ultimo episodio. Io concordavo con quello che hai detto ieri sera. È stata fantastica come serata. Feanor Gaming, fantissimo, fantastico il tuo nome, grande. Frank, Amazon dal 2017 i diritti e i contratti con la Tolkien Estate. E questo lo sappiamo, anche per la vendita dei libri esclusivi, eccetera, eccetera. Questo lo sappiamo anche perché ci hanno piazzato spesso il bollino, ci sono piazzato il bollino di Amazon, della serie, sulle nuove edizioni di Signore degli Anelli. Quindi questo lo sappiamo molto bene. Quello che purtroppo rimane ancora in dubbio, effettivamente, con precisione, quali diritti hanno. Perché come quando pensiamo che effettivamente abbiamo la verità, e cioè che hanno quei diritti specifici, poi... Magari l'episodio dopo ci smentiscono. Poi pensiamo che invece hanno qualcos'altro, invece poi ci smentiscono ancora una volta. Cioè, questa questione dei diritti, secondo me,
non hanno dichiarato con certezza come quali diritti hanno, proprio per filo e per segno, perché secondo me non lo sanno nemmeno loro, o meglio, secondo me avranno fatto un accordo non così definito, con varie sfumature, delle sfumature che magari saranno state a discrezione della Tolkien Estate, ovviamente. Cioè, magari la Tolkien Estate, magari i sceneggiatori chiedevano qualche piccola, che ne so, licenza alla Tolkien Estate, la Tolkien Estate decideva man mano se concedere quella licenza o meno. Secondo me sarà andato un po' così, perché, ripeto, perché non fare una dichiarazione ufficiale o comunque pubblicare i documenti ufficiali, qualcosa che attesta effettivamente cosa hanno? Forse perché poi ritorna a quel servizio ad Amazon, perché non vogliono far vedere che effettivamente loro hanno basato, si sono basati su, quasi sul nulla per fare una serie e raccontare storie che in realtà per il quale avevano bisogno del Silmarillion. Forse è per questo che Amazon sta rimanendo sul vago per quanto riguarda i diritti? Probabile. Fatto sta che noi adesso, ancora adesso, noi vaneggiamo nel buio in merito ai diritti. Possiamo fare qualche riflessione, possiamo basarci su quello che sappiamo, ma più di tanto non possiamo fare. GC ci fa una domanda particolare. Voi che siete i migliori tolkieniani, tra l'altro con la CH, grande CG. GC, la serie sta finendo, ma cosa è successo? Non ho capito la storia. Allora, io non so se sei un troll, GC, però probabilmente sei nella stessa situazione di molte altre persone. Ah, ecco che cosa volevo dire prima. Volevo dire che, in realtà, mia sensazione, questa è una cosa che ho notato io, sto notando più persone che si sono convertite dal bene al male che dal male al bene. Cioè, ho notato più persone, commenti di persone, sia su Facebook, che su Instagram, che su YouTube, persone che hanno detto io ero partito bene ma adesso la sto odiando, piuttosto che persone che hanno detto io ero partito male e adesso la sto amando. Sono veramente poche, anzi forse uno o due avrò letto di commenti che si sono rinvenuti sulla serie, mentre il web è pieno di persone che sono iniziate positivamente e si sono convertite totalmente al male, sono diventate magari i peggiori detrattori della serie. Io l'ho notato, almeno questo l'ho notato. Questa sarà magari una mia percezione, ma questa è la mia percezione, appunto. Poi chiudiamo con, e poi iniziamo con il focus della serata. Sauron Gavartor ci scrive: Ashnaz Durbatuluk, Ashnaz Gimbatuluk, Ashnaz Tarakatuluk, Agborzumish Krimpatuluk. Grande Sauron Gavartor, ci hai mandato pure la maledizione stasera. Va bene, non sono in grado di leggerla per bene come avviene nel Signore degli Anelli, purtroppo. Allora, ragazzi, come vi dicevo prima, stasera parleremo dei luoghi degli Anelli del Potere, quindi i luoghi tolkieniani presenti all'interno di questa serie, e faremo due riflessioni basandoci ovviamente su quello che è presente nei libri, perché come sapete il martedì è particolarmente tolkieniano, quindi è il momento in cui noi tolkieniani essenzialmente facciamo i tolkieniani. Quindi permetteteci almeno una volta a settimana di farlo, di essere tolkieniani, poi riprenderemo ad essere tolkieniani ogni giorno, però negli altri giorni, quando parliamo della serie, ormai la nostra tolkienianità la dobbiamo mettere da parte, altrimenti veniamo etichettati come fanatici. Ripeto, vi rendete conto a che punto siamo arrivati? E iniziamo con la prima ambientazione. Numenor, metto l'immaginetta, aspetta Paolo, metto prima l'immaginetta. Vabbè, ho scelto una delle immaginette migliori, dai, una delle più belle immagini, quindi sono stato pure buono. Paolo, questa Numenor, bene o male, l'abbiamo vista. Forse Numenor è uno degli ambienti che abbiamo visto di più. E credo che sia proprio quello che abbiamo visto di più rispetto a tutti gli altri. Ci sono altre ambientazioni di cui in realtà abbiamo visto un cazzo. O magari abbiamo visto due scene, poi non abbiamo visto più nulla. Tipo, le Region. E chi ha visto niente delle Region? Abbiamo visto lo studio di Celebrimbor e una città due volte, una scena con che quella dovrebbe essere Ostinedi dall'alto, poi dopo ne parliamo anche delle reghe, poi non abbiamo visto niente più. La stessa cosa anche altri ambienti, chi più chi meno. Il Numenor. Numenor è invece l'ambiente che forse abbiamo visto di più. Quindi ti chiedo, cosa ne pensi? Ah, è suggestiva. Allora, io non lo nego, da quando l'abbiamo vista ha fatto subito la sua porca figura. Noi stavamo, cos'era, giugno-luglio, che eravamo qua che guardavamo le prime immagini con l'entrata, con le facce che venivano fuori dalla pietra, la statua dietro, avevamo ipotizzato che fosse Ulmo al Vala delle Acque, vai a sapere, o Osse, chi può saperlo? Non ci hanno detto niente, ce l'hanno mostrati lì. C'è una statua bellissima che ricorda quella degli Argonath. Ci hanno fatto vedere questa costruzione che in parte è un po' Minas Tirith, in parte è un porto, in parte ha molta classicità. Io devo dire che
dal punto di vista visivo è bella. E poi abbiamo visto anche delle zone interne, abbiamo visto la costa, quella della famosa cavalcata di Galadriel con lo slow motion sul cavallo, abbiamo visto la biblioteca con i rotoli, bellissima, la più bella ambientazione della serie, la biblioteca. Non solo perché a me piacciono i libri e Beh, lavoro in una casa editrice, proprio però come è fatta stata gestita anche la veramente fotografia in quel contesto, la luce, bene. questa Poi i luce filtrante, contrasti, bellissima, bellissima. bellissima, veramente. E tra l'altro con il dipinto con Elrond, con Elrond più bello nel dipinto che in realtà. Ah, è vero, Una cosa è singolare. bellissimo. Vabbè, ci sta, ma Paolo, anche nel Medioevo e nel Rinascimento i pittori ritraevano i propri soggetti Vero. meglio di quello che erano nella realtà. Dai, Eh se sì, questo è non deve dire. vero, perché sennò Pensate, non pagavano gli artisti. capito? Pensate a quelli che venivano male pure nel dipinto, quelli che sono brutti pure nel dipinto, mamma mia. E invece qualcosa che non ti piace di Numenor? No, quello che mi ha lasciato è che, come al solito, sai qual è il problema? Che Numenor in fondo ha l'effetto cartolina, cioè è quella roba lì, te la fanno vedere, è un po' ferma, hai quelle tre ambientazioni, però poi non vai a sviscerare bene il tutto. È un set che, va bene, siamo a Numenor, però no, non è che entri nel particolare. Anche perché lo spettatore medio si comincia a metterci più città, non capisce più niente. Quindi loro dicono: Numenor è quella roba là, la capitale di Numenor è quella roba là. Quindi non c'è tutta la profondità della Paolo, descrizione di Numenor. Paolo, dai, ma che, vabbè, ma lo so che lo dici per dire, nel senso che non ti puoi mai aspettare quel tipo di profondità. No, Io no, non so infatti. com'è. Ma più che altro non viene citata nemmeno la città. Cioè, non No, viene citata infatti. una sola città. Vi rendete È conto? Ci sono delle Numenor, città, solo quella. Sì, avete capito? Cioè, dovrebbero essere delle città, la capitale, nemmeno la capitale di Numenor viene citata. Proprio di Armenelos, Numenor. dillo, chiamo ad Esatto. Armenelos, non lo so. Dovrebbero essere Sì. lì dove si incontrano con Taormina, Sì. nemmeno Armenelos viene citata, se non, per non parlare dei vari porti che sono presenti sia all'est, sulle coste est che sulle coste ovest di Numenor. Quindi non viene citato nulla praticamente. Di certo non mi aspetto che mi Nemmeno spieghino il quanto alto è il Nemeltar, ma nemmeno il Nemeltar Nelettaro. Esatto. viene citato, ti rendi conto? Sì. Anche qui la questione qual è? Non si sono voluti sprecare ad aggiungere qualche nome, però io ne dubito, perché tanto i nomi non è che gli costava mettere qualche nome, non è che annoiavano gli spettatori dicendo qualche nome, e facevano felici i tolkieniani. Mi fa pensare che non hanno i diritti, tutto qui, torniamo sempre là, non hanno i diritti per farlo. Vi rendete conto? Non hanno neanche i diritti per farlo. Vi rendete conto? Cioè, siamo messi proprio male. Ma per esempio, la butto là perché ormai mi sto buttando a fare lo sceneggiatore alternativo di questa serie. Ma cosa ne pensi di una scena in cui fanno vedere Tarmiriel che è di ritorno dal Meneltar, ma dopo che è andata a onorare i Valar? Avrebbero potuto benissimo presentare il Meneltar, ma avrebbero potuto presentare Tarmiriel come una fedele ai Valar e avrebbero introdotto benissimo questa idea del culto di chi ancora è fedele a quella roba lì. Si poteva fare, invece non vediamo niente di tutto questo. Ed è un peccato, secondo me. Avrebbero potuto fare qualcosa di più. Certo, non mi aspetto che mi vengano a descrivere i cinque promontori dell'Isola Stella, perché questo è letteralmente impossibile. Secondo me, loro hanno fatto i loro conti e hanno detto lo spettatore medio potrebbe rimanere stranito dalla presenza di due città all'interno di Numenor. Quindi facciamo una città che si chiama Numenor come l'isola. E la facciamo finita lì e poi possiamo dirlo: no, questa ci tengo. Ma è bellissima Numenor in CGI, l'hanno fatta vedere veramente bella. Niente da dire, entrano nel porto, ti fanno vedere la statua gigante, bellissima. C'è l'albero, quindi ha un particolare canonico bello lì nella torre della città, per carità, però poi. Ma è possibile il riciclone degli ambienti all'interno della città? Il vicolo, cioè tutte le scene ambientate a Numenor all'interno si svolgono in quel vicolo. È incredibile, sembra il teatro Veramente. di Pose. Ma sì, ma è sempre la stessa strada che utilizzano nei vari modi. L'abbiamo già vista, l'abbiamo vista quando Albrand mena i tizi, e poi l'abbiamo vista quando Isildur si mena con gli amici. Poi la vediamo, credo, anche con i figli di Elend che girano. Cioè è un riciclone del luogo. E quindi
non lo so, sembra un teatro di posa, sempre lì e lo tirano fuori quando devono girare una scena a Numenor. Vicolo di Numenor, come, non lo so, nei Il presepi parrocchiali, cioè, famosissimo vico di è il Numenor. malfamato vicolo di Numenor. È triste come cosa, perché avrebbero potuto comunque cambiare un po' le cose, cioè sempre quel vicolo. Quindi cioè, è una buona realizzazione dal punto di vista proprio della CGI, però poi secondo me c'è meno attenzione quando vanno a ricreare comunque le scene girate in loco, e cioè io avrei preferito una maggiore varietà, poi magari chissà la vedremo, perché è vero, ci saranno altre 4 stagioni e magari ci faranno vedere degli altri ambienti super wow, quindi aspettiamo. Però in questa prima stagione c'è questo piccolo problema. Tra l'altro ci dice qualcuno in chat, Gian, ci dice Frank, credo che Armella sia citata però, quando, dove, anche il Beneltar, ma quando, dove, ragazzi, voglio il minuto preciso e l'episodio preciso, perché io non me lo ricordo in alcun modo. Ragazzi, io sono risaltato dalla sedia se avessero citato il Beneltar o Armenelos, ma non l'hanno fatto. Quando il figlio di Alfarazzo hanno detto le vigne vicino al monte, ma non dice il nome. Non dice, io non mi ricordo che dice il nome. Paolo, tu ti ricordi che dice il nome? No, Ma no, assolutamente. allora, chiariamo subito una cosa. Ripeto, non mi ricordo se dice il nome, ma se non dice il nome e si riferisce solo al monte, non è una citazione, ragazzi. Se non dice Meneltarma, non sta citando il Meneltarma, sta citando un monte. È quello che vi sto dicendo. Certo, hanno citato Numenor, hanno citato la montagna di Numenor, ma il Meneltarma, qual è il problema di dire Meneltarma? È quello che dicevo prima. Perché mi sembra strano, altrimenti io non me lo sarei ricordato. Probabilmente è una scena che non mi è passata così in sordina, se dice Meneltarma. Ok, datemi il minuto preciso e episodio preciso che lo dice e andiamo a controllare. La stessa cosa anche Armenelos. Se vi va, fate la stessa ricerca con Armenelos. Almeno chiariamo questa cosa, perché voglio capire se effettivamente loro hanno la possibilità o meno di citare questi posti. Si dice sì, almeno che. Ragazzi, ok, se possibile, datemi il minuto e episodio e io dopo vado a controllare. Ragazzi, minuto e episodio, per favore. Grazie. Leggo altri commenti. Ho visto su Reddit qualche risposta di Tom Shippey sull'argomento delitti. È molto complicato e fumoso. Guarda, non ce ne siamo accorti, Jules. Un sacco di paletti e diritto di veto su ogni cosa dalla Tolkien Estate. È quello che bene o male ho detto io prima. Così saranno andate le cose, così. Però ecco, io mi metto pure nei prova a poi mettermi anche nei panni degli sceneggiatori. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Come si fa a lavorare in questo modo? Non lo so, effettivamente è difficile lavorare quando tu ti vengono messi dei paletti del genere. Però, ragazzi, altrimenti, se sono professionisti, dovevano trovare un modo per lavorare. O comunque, torniamo sempre allo stesso discorso. Se Amazon non ha i diritti per fare una cosa fatta per bene, non la fare. E voi direte, Frank, però tu non avresti fatto le visualizzazioni, non ti saresti comprato la villa a mare, come cacchio si chiama, a Capri e tutto il resto. Bene. Avrei preferito così, ragazzi, vi dico la verità. Avrei preferito a questo punto non vederla proprio sta serie. Se poi ci siamo ritrovati con un prodotto che di Tolkien non ha nulla o quasi nulla. E quante pippe mentali ci siamo fatti? Bravo Mario, madò, abbiamo passato le notti a provare a interiorizzare sui thriller, e invece tutto inutile, tutto buttato, tutto buttato. Davy, da aspirante storico, mi infastidisce che il massimo che siano riusciti a pensare per il numero sia prendere una tipica città italiana del 400, un po' un cliché, poi è bellina per carità. Ma ancora più che del 400, io credo che tu intenda nel 1400, quindi bene o male tra epoca moderna e medioevo. Più che quello, a me mi ricorda molto un mondo classicheggiante, anche come sono vestiti i numenoriani in quella sorta di senato, quel che dovrebbe essere all'interno, quando Ar-Pharazôn. Scusate, quando Galadriel si incontra con Tharmiriel la prima volta, all'interno di quel luogo interno, le persone sono vestite con le toghe, che mi ricordano molto quello degli antichi romani. Quindi anche le strutture, più che rinascimentali o di epoca moderna, mi sembrano molto le strutture classiche, quindi le strutture che potevamo ritrovarci, ad esempio, nell'antica Roma. Quindi, allora, è vero che, bene o male, risulta un po' un cliché, nel senso che sembrano strutture già viste. Però è anche vero che Davide gli dovevano dare uno stile. Gli hanno scelto di dargli questo stile qui. Lo stile a me non dispiace, ripeto, anzi, a me piace. L'ho detto già tante volte, a me Numenor piace esattamente come piace a Paolo. Di certo, magari potevano evitare di riproporre stesse scenografie più volte, come diceva giustamente Paolo. Però almeno quel poco di scenografie sono belle, sono fatte bene.
Poi intendiamoci, tutta questa parte di concept visual design che hanno fatto, cioè curata da John Howe, cioè stiamo parlando di un fenomeno assoluto a livello mondiale, cioè hanno avuto anche collaboratori eccezionali per fare queste cose. E se dai in mano una roba a John Howe ti viene fuori comunque un capolavoro, perché così come è stata pensata a lungo, si vede che c'è un lavoro dietro incredibile dal punto di vista proprio del design, della costruzione proprio delle costruzioni vere e proprie, degli edifici. Poi vai a vedere in loco e ti ritrovi il vicolo riciclato 50 volte, poi ti trovi la piazza che è un buco. Cioè, diciamo la verità, la piazza dove appaiono una Farazon, dove tutti parlano, è una piazzetta da borgo medievale, è la capitale di Numenor, l'isola degli uomini, il regno più potente della Terra di Mezzo, cioè anche quella non è granché. Poi ti ricordi che noi siamo stati qui a parlare, a guardare La quella piazzetta scena di di Trapani. Ar-Pharazôn che parla? Ecco, Sì. a proposito di quello che diceva Mario, ti ricordi quanto siamo stati qui a guardare nel minimo dettaglio, ingrandendo le facce dei personaggi che c'erano in piazza, che probabilmente alcuni erano Volevano pro, dire un alcuni erano contro? cazzo. In No, ma realtà. in realtà erano probabilmente quelle che non festeggiavano, erano delle comparse che si rompevano il cazzo di festeggiare. Non c'era niente di particolarmente interessante e noi che ci Non ci siamo avete pagato scollegati. abbastanza, così così. Esatto. Ma Vabbè, ragazzi, allora sì, ho letto i vostri commenti in merito al minutaggio, adesso lo andrò a controllare, ma ovviamente mi fido, però bene, così bene. vado a controllare, quindi potrebbero averci dato Menel-Tharma, però stiamo aspettando Armenelos, ragazzi. Fateci sapere pure per Armenelos, so che voi state controllando, guardate che siete molti più pignoli di noi, noi già siamo pignoli, voi più di noi. Quindi se adesso vado a controllare Menel-Tharma, anche per i postumi, per i posteri, scusatemi, chi vorrà potrà andare a controllare. Chi invece vuole controllare anche Armenelos ci fa un favore, così chiudiamo anche questa questione, perché voglio capire effettivamente quali nomi hanno potuto usare e quali no. Leggo però altri commenti nel frattempo. Un'altra domanda da parte di Saverio. In questi posti non piove mai, Paolo? Infatti non ha piovuto mai. 7 episodi non ha mai piovuto. Vabbè, dai. Abbiamo trovato le 2 settimane di bel tempo, Esatto. basta. Poi, ma se la Tolkien Estate metteva dei paletti, mi chiedo cosa gli proponevano nelle sceneggiature. Mica volevano affossarsi il profitto. In che senso affossarsi il profitto? Ma la Tolkien Estate avrà posto dei paletti probabilmente su quello che Amazon, i sceneggiatori potevano utilizzare in base ovviamente al pagamento che aveva fatto Amazon alla Tolkien Estate. Ma che poi, ma scusate, un'altra cosa che io veramente non ho capito. Bene o male, avevano un budget illimitato, letteralmente illimitato. Una delle cose più importanti su cui avrebbero dovuto spendere quel budget sarebbe stato i diritti. Sarebbe stato, noi dobbiamo dare il pensiero che avrebbe dovuto fare Amazon, secondo me, sarebbe dovuto essere questo. Noi dobbiamo dare ai nostri sceneggiatori la libertà assoluta di fare le cose come vogliono loro. Per fare questo, tu gli dovevi dare tutti i diritti. Ora, ripeto, non sappiamo le dinamiche che hanno portato a questo accordo tra Tolkien Estate e Amazon. Non le conosciamo, tantomeno nei particolari. Quindi non sappiamo se è Amazon che ha fatto la tirchia, se è la Tolkien Estate che ha rotto i coglioni. Se magari avevano fatto un accordo, poi se lo sono rimangiati e durante la lavorazione della sceneggiatura magari l'hanno cambiato, non lo sappiamo. Fatto sta che questi sono i due contendenti, ragazzi. E aggiungo pure qualcosa in più. Per quanto gli sceneggiatori abbiano le loro colpe, in questa diatriba gli sceneggiatori non c'entrano nulla. Loro è stato dato un compito basandosi su quello che avevano. Ma quello che i sceneggiatori avevano gliel'ha dato Amazon, quindi la responsabilità sarebbe a monte, e cioè ad Amazon e alla Tolkien Estate. Ora, chi dei due ha la maggiore responsabilità? Questo non lo possiamo sapere. Ma fa di fatto che la responsabilità a monte è di questi due enti, non degli sceneggiatori, poverelli. Quelli hanno fatto quello che hanno potuto fare, ovviamente, in base anche alle loro competenze. Potevano fare qualcosa di migliore, sicuramente migliore anche con quello che avevano. Però purtroppo loro hanno una responsabilità limitata rispetto alla più grande responsabilità che ha Amazon e la Tolkien Estate, una delle due o entrambe. E Armenios, guarda il commento di aspettate, raga, io o parlo o guardo i vostri commenti.
Adesso controllo, dopo controllo anche il commento di Caterina. Ringrazio poi Riccardo. Grazie, Rick. Grazie. Ricordi cosa dicevo dei problemi sulle location? Che erano piccole, Rick? Non mi ricordo. Riscrivi di nuovo. Non mi ricordo quello che... Abbiamo detto tante cose sulle location, Ricca. Comunque, grazie, grazie anche a te, Riccardo, per la donazione. Poi, diceva sempre Riccardo, Frank, se vai a recuperare il commento nei primi episodi, già lo avevo detto che tutto si svolge sempre nei piccoli teatri di posa per ogni popolo. Sì. Ah, ok, era qui. E sempre, sono sempre le stesse location. Ma ragazzi, ripeto, almeno quel poco di location sono buone, sono almeno a Numenor sono fatte bene, ma in realtà anche delle altre ambientazioni, ripeto, le ambientazioni sono le cose tra le cose migliori di questa serie. Quindi quelle poche location che ci sono, che vengono mostrate, sono fatte bene, sono gradevoli, sono belle, alcune sono proprio molto affascinanti, tipo quella molte location che è presente a Numenor, tipo la biblioteca a cui si riferiva prima Paolo, è bellissimo, quello è uno degli ambienti più belli che abbiamo visto fino ad ora nella serie. È affascinante, è fatta bene, cioè la gestione anche dal punto di vista tecnico è veramente ben fatta quella scena. Quindi ci sono cose positive, però poi vai a vedere, effettivamente ci sono delle ambientazioni che si ripetono, tipo loop. E va bene, allora direi che... Ecco qua, ci dicono che confermato ciò che è stato scritto in precedenza, episodio 4, Armello 6.56 e Menaltar Monte 30. Va bene, allora adesso vado a parlare per avere un'ulteriore certezza, comunque a quanto pare hanno nominato entrambi, quindi possono nominare sia Armenelos che Menaltar. Vabbè, buona a sapersi. E adesso comunque vado a controllare, però andiamo avanti con la prossima location. La prossima location è la seguente. Non vi scrivo il nome, ma dovete indovinare qual è. Facciamo questo gioco. Eccola qua. Ah, non sto facendo il sondaggio, ragazzi, quindi faccio il sondaggio su Numenor, poi dopo facciamo pure il sondaggio su questo qua. Quindi Numenor vi piace? Vediamo un po'. Sì, no, molto semplice. E Paolo, penso che questo l'hai individuato, quale location è? Il Lindon, dove c'è il nostro amico Ghostwriter Elrond, che sta preparando il discorso per il suo boss. Okay. Allora, il Lindon in questa serie è bello, affascinante, ha delle bellissime immagini, anche qui, fantastiche, in CGI, c'è quella scena dell'incoronazione, del rituale, che è bellissima. Gli alberi sono bellissimi, l'albero gigante è bellissimo, la luce, le foglie, anche la visione generale del Lindon è veramente bello. Dà l'idea di un posto anche senza tempo, come fogliame, e questa è una cosa affascinante perché è tutto dorato. E io noto una cosa anche molto, molto bella, perché io dopo ammetto quelle cose che mi sono piaciute. C'è una differenziazione stilistica, e questo sì, l'ho avvertito anche prima della serie stessa, quando ci hanno fatto vedere le prime immagini. E la principale è che il Lindon, è, per certi versi, per come lo vedi, è ispirato un po' a Gran Burrone, come l'abbiamo visto nel Signore degli Anelli e nell'Hobbit. Però la differenza è che mentre i film di Peter Jackson hanno utilizzato il reame di Gran Burrone in una chiave da, possiamo definirlo decadente preraffaellita, cioè hanno caratterizzato tutto il luogo e anche quei vestiti degli abitanti molto medioevo immaginato nell'Ottocento. Ecco. E se voi guardate i quadri dei preraffaelliti, ecco la roba lì, cioè proprio dal punto di vista stilistico era il medioevo decadente, immaginato dai decadenti di fine 800. Questo mondo elfico, così come viene rappresentato in questa serie, invece è diverso, è una cosa più, un po' più classica, più solare, con degli edifici che possono ricordare Gran Burrone, ma non sono esattamente uguali. E anche i vestiti, come sono vestiti, cioè sono meno decadenti di quello che eravamo abituati a vedere nei film di Peter Jackson, e questo è un aspetto che a me è piaciuto perché comunque denota una certa impronta anche a livello di design e di estetica che caratterizza la serie rispetto ai film di Peter Jackson. In altre cose invece poi hanno seguito Peter Jackson, in altre hanno preso le distanze, hanno fatto un gioco un po' strano, ecco. Da molti punti di vista. E anche qui abbiamo visto, possiamo dirlo, abbiamo visto poco, po abbiamo visto un poco del Lindon. Abbiamo Nulla, visto questa Paolo, scena. nulla, solo dove si trova Gil-galad abbiamo visto, poi Sì, null'altro.
Abbiamo visto questa scena dell'albero dove si trova Gil-galad e un attimo all'interno della reggia con il tavolo che viene portato via perché serviva ad Isa, quella famosa scena. Ma poi per il resto l'albero, sì, ma basta. Cioè, e adesso io mi aspetto che nell'ultimo episodio si veda finalmente qualcosa di più del mito, perché dobbiamo vedere qualcosa anche all'interno della reggia degli elfi, perché sembra che sia un posto dove abitano sei persone. Abbiamo visto letteralmente sei persone. Elrond, Gil-galad, due serve che probabilmente sono le stesse che hanno sparecchiato lì nel palazzo, ma basta, cioè non abbiamo visto letteralmente nient'altro, quindi bellissimo anche qui, John Gao grandioso, il visual design fantastico, però poi alla fine vai a vedere, abbiamo visto cioè, due scene in CGI e vorremmo vedere qualcos'altro, questa è la verità. E poi anche qui il Lindon, cioè tu hai capito qualcosa di dove siamo? Non lo so. Io no. Allora, che poi, allora il Lindon teoricamente, no teoricamente, il Lindon quello è, dovrebbe essere bene o male a tre luoghi principali, i porti grigi, che sono la capitale, da dove praticamente partono le navi elfiche per andare a Valinor, il Forlond e l'Arlond, il Forlond e l'Arlond, sì, che sono praticamente due porti minori del Lindon. Quindi di città non è, forse ce ne sono molto di più in realtà a Numenor. Però anche qui, ecco, i porti grigi, anche qui, raga, chiedo il vostro aiuto perché non è che mi posso ricordare ogni singola parola che viene detta all'interno di questa serie. Hanno detto porti grigi? Io non, questo sono un po' più sicuro di Armenelos e Meneltarma. Non mi sembra che abbiano citato i porti grigi, che ripeto, dovrebbe essere la capitale del Lindon. Quindi teoricamente Gil-galad, anche quando fanno il pranzetto, lì la cena e Durin si porta a casa il tavolo Ikea, lì dovrebbero trovarsi ai porti grigi perché è la capitale del regno, quindi teoricamente dovrebbero trovarsi lì, però anche quello io non so, non mi ricordo, anche se mi sembra in questo caso mi sembra più no che sì, non l'hanno detto. Provare a sapere perché in realtà i Noldor stanno nel Forlond, mi pare, quindi sì, Gil-galad esatto. Dovrebbe stare nel Forlond, esatto. Vabbè, lì andiamo ancora più nei particolari, sì. Paolo, buonanotte. Ma no, ma infatti buonanotte. E comunque ringrazio Black One, un bacione sempre, come sempre, al nostro potenziatore di server, grande Black One. Tra l'altro ci sei anche tu, Uen, tu però sei Black, nei primi episodi. Però non vieni citato, Uen, tu non vieni citato, però c'è la tua statua. Poi, allora, ci avete fatto dei commenti molto, molto interessanti. Allora, il primo è di Ortodossia Torino. Salve, ci dice, Gil-galad l'alto re degli homeless, mai visto in una singola scena con un tetto sulla testa. Manco una casa sull'albero, sarà costretto a dormire sotto il tavolo e gli fregano pure quello. A parte ovviamente l'ironia del commento, ha scritto una cosa sensata, Paolo, perché noi non vediamo una sola casa nel Lindon. Sembrano che loro vivino nella foresta, tanto è vero che poi dopo Matt ci dice Lindon bello, sarebbe interessante capire se esistono anche città vissute in questo posto oppure gli elfi vivono passeggiando tra i boschi 24 ore. Il che non sarebbe poi nemmeno tanto lontano ovviamente dalla realtà tolkieniana, nel senso che gli elfi ovviamente adorano passeggiare nei boschi, sono nei boschi, questo lo sappiamo. Però una cosa è passeggiarci, è una cosa è viverci nei boschi. Non credo che nemmeno, o meglio, gli elfi verdi, gli elfi comunque silvani, sì, passano buona parte del loro tempo nel bosco, però hanno comunque qualche alloggio che ricorda una casa. Invece qui non abbiamo visto una sola vera e propria casa, nemmeno un tetto effettivamente nel Lindon. Per questo dico, in alcuni ambienti, per quanto belli, è come se fossero degli ambienti amputati, menomati, in cui manca qualcosa, in cui non siamo riusciti a vedere tutto l'ambiente. Non abbiamo visto il regno vissuto, l'ambiente vissuto per bene. Forse quello che abbiamo visto di più vissuto proprio sono le terre del sud, dove lì siamo entrati nelle case, abbiamo visto la routine quotidiana, anche gli hobbit abbiamo visto la routine quotidiana, però gli hobbit sono dei girovaghi, sono dei migranti, vagabondi, sì, quindi sì. Non abbiamo visto un vero e proprio singolo luogo, per quanto loro siano presenti probabilmente nei dintorni dell'Anduin, quindi nei pressi di quello che poi sarà Bosco Atro, però male dovrebbero essere in quelle zone lì. Però in questi casi, nell'Indon soprattutto, così come anche in un altro regno di cui parleremo dopo, non abbiamo visto una sola vera e propria struttura. Un tavolo abbiamo visto, due lampade appese, qualche scalinata e basta. Quindi Paolo, secondo te questo è un problema di risparmio? Che è assurdo parlare di risparmio con questa serie.
o semplicemente non hanno voluto sbilanciarsi? Cioè, come secondo te, come sbilanciarsi nel mostrarci qualcosa di più concreto di questi regni, tra cui appunto ad esempio il Lindon? Secondo me, secondo te, dov'è che è cascato l'asino? Allora, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una scena generale del Lindon con le casette, le strutture, le cupole e quello che sembra Gran Burrone. Quindi abbiamo capito che ci sono delle strutture. Poi in realtà, quando Gil-galad parla, è sempre nel suo giardino sotto l'albero, quindi è sempre fuori che scruta le stelle. Poi abbiamo visto la reggia all'interno, la sala da pranzo con le lampade, e poi abbiamo visto lui che pensa lì con le tipe che sparecchiano. Non abbiamo visto altro. Non abbiamo visto altro. Quindi io non so neanche come giudicarla, anche perché, diciamo la verità, non è successo niente nel Lindon. Cioè, a parte la storia dell'apocrifa, del Mithril, sì, quella cosa all'inizio del rituale, dell'incoronazione che avviene sotto l'albero. Lo scontro diplomatico però c'è stato lì, il quasi conflitto diplomatico tra Nani ed Elfi. Quella è la cosa più rilevante che c'è stata. Sì, è successo. L'incoronazione sotto l'albero. E poi c'è stato lo scontro, sì, e tutta la storia legata al Mithril, che però è durata una puntata. Cioè, noi Gil-galad l'abbiamo visto due volte in questa serie, cioè finora, quindi l'abbiamo visto poco, è successo poco nel Lindon. Quindi adesso che in teoria Elrond torna indietro e vai a sapere se anche Galadriel arriva, forse qualcosa di più ce lo mostreranno, perché io sta reggia la voglio vedere dove abita sta gente, soprattutto quanta gente c'è, perché per ora è disabitato come ambiente, cioè sembra un quartiere di poche persone. Non abbiamo visto elfi, c'erano più elfi a Gran Burrone che in tutto il Lindon in questa serie, a parte gli elfi che sono andati a Valinor all'inizio dopo l'incoronazione, poi ci sono stati letteralmente 4-5 personaggi lì, quindi non saprei, io mi aspetto di vedere qualcosa in più, anche per farci un'idea superiore, magari poi ci fanno vedere adesso la reggia incredibile, col portone, vai a sapere il ponte, e diciamo wow che bello. E a questo punto subentrerà la domanda, ma perché non ce l'hanno fatto vedere anche prima? Perché far vedere queste scene così alla fine ti lasciano un po' così, ecco. Forse avevano un tempo limitato per il noleggio di determinate scenografie. Ragazzi, è finito il tempo, sbaraccate, via. Comunque, ci teniamo anche a leggere il commento di Davide. Domanda è forse ingenua. No, in realtà no. Secondo voi, hanno voluto rappresentare gli alberi dorati per simboleggiare l'autunno degli elfi, il loro lento decadimento descritto anche nella serie, o perché è orofico? Davide, la risposta più semplice. Ricordano gli alberi di Lothlórien. Però, in questo caso c'è un però. Noi sappiamo che gli alberi di Lothlórien si chiamano Mallorn. I Mallorn cambiano, bene o male, aspetto in base alle stagioni. Ad esempio, in inverno le foglie cadono e ricoprono il pavimento di un fogliame molto bello e così via. In primavera hanno un aspetto che, se non ricordo male, le foglie, la faccia superiore è verde, quella sotto è argentata, mentre in autunno assumono l'aspetto dorato, che è il tipico, appunto, è il tipico albero che vediamo anche nel Lindon. Ora, vai a capire, questo aspetto che hanno gli alberi del Lindon è esclusivo dell'autunno o è proprio sono degli alberi che sono fatti in questo modo? Questo non lo possiamo sapere perché non abbiamo ancora collegato le varie stagioni ai vari momenti della serie, quindi sarà interessante vedere come nell'evolversi della serie in futuro, magari vedere se questi alberi cambieranno aspetto. Io ne dubito, perché la scelta che hanno fatto i sceneggiatori non è quella di rispettare la descrizione di Tolkien in merito al Mallorn, semplicemente hanno voluto rappresentare questo luogo in maniera molto simile a quello di Lothlórien. Ennesimo collegamento con la trilogia di Peter Jackson. Tutto qui. Quindi la risposta è molto più semplice. Non c'è nulla, a mio parere, non c'è nulla di simbolico, di significativo, di descrittivo. No. Sono soliti collegamenti alla trilogia. Anche perché il particolare del Mithril, secondo me, invalida tutto il ragionamento che si potrebbe fare sull'eterna primavera o comunque il ciclo delle stagioni tipicamente elfico di questi luoghi, perché ovunque vanno gli elfi costruiscono una specie di piccola Valinor che ricorda Valinor in tutto e per tutto, ma il punto è che noi abbiamo visto che in realtà non è così, perché il Mithril, cioè senza Mithril c'è qualcosa che fa ammalare gli elfi e fa ammalare anche le piante. E quindi tutto questo discorso che si potrebbe collegare a Lothlórien viene un po' a cadere,
Cioè, noi scopriamo che l'Hotlorien nella terza era è così perché probabilmente hanno utilizzato il Mithril e quindi i rami elfici sono così per questo motivo qui. Cioè, è tutto piuttosto strano. Priva tutta questa anche riflessione sul fatto che nei rami elfici il tempo non passa mai, in questo modo molto, molto materiale. Sembra che abbiano voluto dare una spiegazione scientifica. Come nella serie di Star Wars, che devi spiegare la forza con la scienza, queste cose qui. Secondo me hanno svilito il tutto anche a livello proprio concettuale. Vedremo come faranno, ma per adesso tutti questi discorsi mi lasciano perplesso. Io Paolo. sono convinto che tutte queste cose sono state fatte, come ha detto Frank, per fare un collegamento con i film di Peter Jackson e basta. Paolo, l'hai vista la scena dove la foglia rinvigorisce vicino Eh al sì. mito, giusto? Che si è scoperto Quella essere un fertilizzante. è una. No, ma secondo me è radioattivo, Paolo. Sì. Sì. Radioattivo. Ti immagini che magari fra 1000 anni gli elfi, tutti gli organi dissolti, le mascelle cadenti, tipo da intossicazione da radiazione, te lo immagini? Vabbè, raga, lasciamo perdere, va. E meglio riderci su, meglio riderci su. Comunque, volevo leggere un altro commento. Egidius De Hammo ci dice, anche perché sta cosa che la gente capita sotto i mallor sempre in autunno fuori dalle telecamere, effettivamente è un po' troppo casuale, ma infatti, raga, l'ho detto, ve l'ho detto, i miei vaneggiamenti non sono sicuramente reali nella serie, cioè non hanno riscontro in realtà nella serie, sono semplicemente aggiunte che io vi faccio, descrizioni che io vi faccio, che provengono dai libri, magari vi fanno piacere, ma non è che prende tutte le, cioè, per questo vi dico, tutto ciò che diciamo e che provengono dai libri non è detto che abbiano un riscontro nella serie, anzi, assolutamente no, questo ormai l'abbiamo capito. Quindi, ripeto ancora, questi alberi saranno così semplicemente per collegarli e farli molto simili a quelli di Lothlórien, tutto qui. Per il resto, io pure lo apprezzo il Lindon, meno male, è fatto bene, ha l'aspetto di un regno elfico, peccato che avrei voluto vedere qualcosa in più, proprio di strutture, come dicevate anche voi, avrei voluto vedere un tetto, non lo so, qualcuno che fa qualcosa all'interno di un'abitazione, di una casa, qualcosa, avrei voluto vedere qualcosa. Cosa che noi vediamo ad esempio all'Hotlórien nella trilogia di Peter Jackson. Lì vediamo proprio le strutture, vediamo, ci possiamo immaginare come vivono gli elfi in quella foresta, all'Hotlórien, proprio perché vediamo le case, vediamo addirittura veniamo accolti da Celeborn e Galadriel nel loro palazzo, comunque su un albero, per sempre come se fosse il loro palazzo. Quindi lì viviamo quel regno, qui no, è bello, vediamo una tavolata. Vediamo qualche piccolo scorcio nella foresta con il Ghost Rider lì che fa il suo lavoro e basta, non vediamo nulla di più. Quindi avremmo voluto vedere qualcosa in più. Tutto qui. Ricordiamo il bellissimo commento che troviamo negli extra del DVD della Compagnia dell'Anello, in cui Alan Lee racconta che si è ispirato per creare le strutture di Lothlórien all'integrazione perfetta delle costruzioni degli elfi con la natura. E lui ha detto che ha voluto creare queste strutture come se uscissero direttamente dagli alberi, come se fossero una parte integrante di quelle strutture. È una frase bellissima, è una cosa che mi ha sempre commosso molto perché come un artista possa pensare a come gli elfi hanno utilizzato proprio la natura che loro tanto amano per creare anche le loro strutture. Qui strutture non ce ne sono, gli elfi vivono tra gli alberi e nella natura, quindi c'è un impoverimento, secondo me, da questo punto di vista. Ripeto, Paolo, ma non è sbagliato il fatto che gli elfi stiano nella natura, ovviamente, precisiamolo, perché non voglio che poi le persone capiscano male. Non è sbagliato che gli elfi stiano nella natura, però dovrebbero avere anche un luogo un po' più, non so, un po' più solido, un po' più concreto dove poter vivere. Persino gli elfi dei boschi vivono comunque in delle strutture all'interno della foresta e non vivono così accampate come i vagabondi. Quindi questo dico, e purtroppo in questo caso non si vedono. Persino strutture dei porti grigi, ci dice BFG. Esatto, nella trilogia di Peter Jackson si vedono persino le strutture dei porti grigi. Quindi. E fra l'altro lì vengono anche nominati i porti grigi, cosa che fino adesso a quanto pare non è successo all'interno di questa serie. Poi vedremo in futuro se succederà o meno. Va bene, allora direi che abbiamo detto abbastanza su Lindon, quindi direi di andare avanti. Prossimo regno. Ah no, allora chiudo il sondaggio. Il sondaggio su Numenor. Numenor vi piace? Il 81% dice sì, 18% dice no. Va bene, 339 voti, va bene, ci sta, quindi vi è piaciuto. Allora, prima di mettere il prossimo regno, vi faccio la domanda, ovviamente, su Lindor. Quindi,
ti piace il Lindon? Esattamente come prima, domanda molto semplice con risposta semplice, sì o no? Prego. Andiamo con il sondaggio in ritardo, dato che l'abbiamo iniziato in ritardo, continuiamo in ritardo. Comunque, prossimo regno sotto esame. Questo pure è facile. Eccovelo qua. Casa Doom. Paolo. Casa Doom. Casa Doom. Che dire? Allora, questa immagine è bellissima, ho sempre detto. È una Casa Doom viva, scintillante, completamente troppo, diversa, no? Da quella... Troppo scintillante. Sì. Allora, posso dire una cosa? A me, in questo caso, piacciono di più gli interni della ricostruzione in CGI. Questa è una cosa che ormai mi sono fatto questa idea nel corso delle puntate, perché gli ambienti interni, a parte la caverna che ho trovato abbastanza brutta, quella dove finisce Turi IV in uno degli scorsi episodi, quando entra Elrond con la formula magica rubata ai figli di Turi, però per il resto tutte le strutture, compresa la sedia dove è seduto Turi in terzo, molto cubica, geometrica, quelle immagini lì mi piacciono molto, perché io, per il mio gusto personale, non è detto che poi sia una cosa canonica, io sono affezionato alla Moria di Peter Jackson, che aveva una struttura, ma anche una caratterizzazione dal punto di vista formale di tipo geometrico. Cioè, se voi vedete la Compagnia dell'Anello, quando passano a Moria, ci sono tutti questi ponti, tutte queste strutture che poi fanno dei quadrati, delle scale che scendono con altri ponti, tutto geometrico, con delle strane immagini che vengono fatte apposta, con dei movimenti di macchina che ti fanno vedere, che ti fanno anche perdere nello spazio, in questi labirinti geometrici. E questa cosa poi si ritrova anche a Erebor nell'Hobbit, cioè in cui hai questa enorme struttura, la tana di Smaug, che sembra anche dalla zona... La stanza del trono, quella dove c'è la statua d'oro, con le fornaci, che sembra una cattedrale gotica, con tutti questi archi perfettamente scolpiti, il nano sterro, quando passano in mezzo con tutti questi alberi di pietra che finiscono a fare queste volte gotiche sopra, quella Moria lì per me è eccezionale, perché dà l'idea proprio della costruzione anche geometrica dei nani all'interno di tutta questa struttura. E poi sono influenzato dal fatto che Lord of the Rings Online riprende quell'immaginario e ti fa vedere una Moria ricostruita proprio così, con le strutture, con queste specie di palme di pietra che vanno nel soffitto, e tutto è scavato perfettamente, ma ti dà anche un che di grandioso tutto questo. La Casa Doom, così come è stata fatta qui, è bellissima, perché non posso dire niente, perché ricorda anche molto la Erebor di Peter Jackson sotto all'inizio, quando ti fanno vedere il Regno Nanico. Però secondo me è poco geometrica, e invece mi piacciono di più le scene all'interno, con tutte quelle strutture quadrate, cubiche, pesanti, che sono tipiche dei nani, perché a me piace l'idea che i nani di Casa Doom siano scolpiti nella pietra e vivano in queste strutture pesantemente di pietra, come se facessero parte integrante di quei luoghi. Ricordiamo che siccome la lingua in Tolkien è fondamentale, come c'è stato interpretato da Riccardo Ricobello qualche tempo fa, che ha recitato il poema di Gimli. Il poema di Gimli, che noi vediamo all'interno del Signore degli Anelli, è perfetto per dimostrarci che in quel momento Gimli, attraverso il suo canto, è Casa Doom, e attraverso la sua lingua viene espressa perfettamente l'essenza del regno nanico più potente e famoso della Terra di Mezzo. Quindi a me piace molto questa idea che poi i nani siano perfettamente inseriti all'interno del loro luogo, della loro cultura, anche della loro geometria, della loro architettura. Questa è una Casa Doom molto scintillante, molto colorata, piena di luce. Forse c'è più luce normale che luce che deriva dalle pietre, perché in realtà sappiamo che Casa Doom, essendo una caverna, costruita sotto, ha la luce che deriva dai minerali, dalle pietre che ha dentro. E quindi...
Certo, dopo mi si può accusare di tutto, per me è bella, anzi, sono il primo a dire che questa scena è bellissima, però poi nel complesso mi piacciono di più gli interni perché riprendono un po' questa idea fondamentale di questi ambienti che sono molto più in linea con la rappresentazione che mi ha fatto Peter Jackson e che secondo me rientra più all'interno di questa idea dei nani inseriti all'interno di questa enorme caverna costruita sottoterra che insomma li caratterizza anche come personaggi. Non so tu cosa pensi di tutto questo. Io ti faccio solo notare che, ad esempio, l'immagine che vediamo adesso qui, quando l'abbiamo vista nella serie, mi aveva colpito abbastanza. Dato che l'ho guardata più volte questa immagine, soffermandoci un po' meglio sulle strutture, non noti che la plasticosità, non noti che sembra quasi un videogioco. Ancora più, allora, anche Numenor è riprodotta in computer grafica, come molte altre ambientazioni, ma qui ci troviamo proprio, guardate. Io noto persino lo stacco tra la piattaforma dove camminano Elrond e i due nani, che lì doveva essere probabilmente il limite della scenografia vera e propria, con lo sfondo che invece doveva esserci il green screen. Lo sfondo che voi vedete, si vede proprio, guardate ragazzi, si vede proprio la linea della piattaforma dove camminano i tre. Quella era la vera e propria, l'unica scenografia di questa scena. Dopodiché tutto dietro era tutto green screen, ok? A me mi sembra, da questo fermo immagine, sarà pure ovviamente che il fermo immagine non aiuta a darti ti dà quell'effetto comunque ovviamente un po' più finto, però a me mi sembra proprio finto effettivamente questo luogo. Mi sembra, cioè, riesco a intravedere persino il green screen. Quindi è bella, può sembrare bella, che poi anche comunque nelle sue strutture, vi faccio notare per esempio un commento che ha scritto Riccardo. Ma la stupidità della cascata sulla sinistra, dai, ma fai le case dove c'è una cascata, ma soprattutto l'acqua dove scorre, svanisce così in una nuvola di fumo. Effettivamente quell'acqua lì, nel tempo, a parte che non, se ha tanto, se questa casa Dume ha migliaia, centinaia di anni, quanti ne dovrebbe avere all'interno della serie, non si sa. Con quella cascata lì, con l'acqua che cade in quel punto, avrebbe dovuto formare negli anni, nei secoli, una sorta di voragine per la corrosione, proprio per l'impatto dell'acqua lì, quindi lì la fisica non esiste. Ma soprattutto, effettivamente, ma quell'acqua dove va a finire? Che viene assorbita tutta dal muschio, dall'erba. Voi direte, vabbè, Frank, sono stronzate, ma stronzate fino a un certo punto, perché ti fanno capire che questa Casa Doom, effettivamente, per quanto possa essere bella da guardare, proprio a primo impatto, non ha un principio di progettazione. Cioè, come diceva Paolo prima, Moria sembra che veramente è stata, così come è stata mostrata da Peter Jackson, sembra che abbia una sua struttura, sembra che abbia una sua idea alla base per quel regno, per come è stata costruita. Qui no. Qui sembra semplicemente che ci hanno infilato tutta la computer grafica che potevano, gestita anche in maniera, in questo caso, in maniera poco efficace. Ma l'unica cosa a cui hanno puntato era il colpo d'occhio, solo quello. A me sembra che sia solo quello l'elemento a cui loro hanno puntato. Perché se vi soffermate un attimo, anche in alcune strutture che sono presenti, tu dici, ma che funzionalità ha quella struttura? Allora perché questi nani hanno costruito questa casa? Per fare cosa? Per farla vedere all'interno della serie? Quindi perché pensare a una struttura del genere? L'unico motivo è per dare il colpo d'occhio, per fare il classico wow allo spettatore. Però il tutto finisce lì. Quindi una gran spesa di soldi, perché tutto ciò in computer grafica è una marea di denaro, una gran spesa di soldi, in realtà però sono dei soldi spesi senza una vera e propria idea alla base. Questo io me ne rendo conto guardandola sempre di più questa Casa Doom. Tra l'altro mi state facendo notare anche altre cose. Ad esempio, Egidio ci dice: è fatta male uguale, ma l'acqua potrebbe uscire dai tunnel a sinistra. Non ho capito, è fatta male uguale. Ah, l'acqua che scende poi sulla sinistra in basso. E quindi qui sopra dovrebbe esserci una voragine. Però io questa voragine non la vedo. Quindi da dove passa quest'acqua? Raga, io qua vedo solo pietra. Non mi sembra che ci sia un buco qua. Tra l'altro qui a me mi sembra che questa sia... Tra l'altro, ragazzi, scusatemi, se qui ci fosse stato un buco, ma l'acqua sarebbe infilata dentro il buco, sarebbe andata dentro, non si sarebbe creata questa nuvola che segnala un impatto.
Quindi a me non mi pare che questa cascata sia la derivazione, queste due cascatelle siano la derivazione di questa, ma probabilmente questo è semplicemente un altro corso d'acqua che proviene da dietro. Però ragazzi, questo è solo uno dei dettagli che ovviamente si possono notare all'interno di questa immagine. Però ripeto ancora, io non ci vedo una progettazione. Io non è che volevo i mastri, i nani, gli architetti che mi facevano vedere il progetto di Casa Doom. Però l'ha detto semplicemente Paolo prima. In Moria tu vedi un'idea, tu vedi proprio un pensiero che c'è dietro quella progettazione lì. Qui no, qui non lo vedi. Qui vedi semplicemente cose messe a caso per far creare il colpo d'occhio. Un colpo d'occhio che ti arriva, perché anche a me è arrivato quando l'ho vista a Casa Doom, però poi se ti soffermi un attimo ti rendi conto che la struttura non c'è. No, Tancred, non sono un ingegnere, sono semplicemente una persona che guarda una serie e mi rendo conto che questa immagine che sto vedendo qui, ci sono tante di quelle cose che non hanno senso. Poi, se tu invece sei ingegnere e ne sai più di me, vieni in live e te lo spieghi. Vieni qui. Dato che vuoi fare l'ingegnere e critichi chi prova a fare un minimo di critica obiettiva a quello che vediamo, se tu sei meglio di noi e ne sai più di noi, vieni qui in live e ce lo spieghi. Che dici? No, invece no, tu ti vai a nascondere. Bravo, Tancredi. Comunque, detto questo, io volevo andare a vedere anche altri commenti, volevo leggere altri commenti, tipo quello di Ola. Voglio ringraziare ovviamente, come sempre, la donazione di Ola. Casa Doom, troppo luminoso per il mio gusto, voglio anche l'oscurità e il mistero che si sentì nel primo film di Jackson. Era una così magnifica che ti sovrastava e rappresentava la pura potenza. E questo, fra l'altro, Ola, si ricollega anche alla questione dei nani. Io l'ho detto tante volte, a me non sono piaciuti. Per me i nani sono troppo alticci, goliardici, non sono dei nani epici, dei nani, quei nani che abbiamo visto appunto nella trilogia, oscuri, sporchi. Dicevate anche prima che questa Casa Doom sembra fin troppo linda, pulita, sembra veramente che gli abbiano fatto una passata con Mastro Lindo. Quindi questa cosa a me non piace. Non è questione di interni, tipo mi ricordo ancora quella diatriba che scoppiò in merito al fatto che i nani avevano gli alloggi, ma non è quella la cosa a cui io mi riferì quando parlammo di Casa Doom tempo fa e successe il casino. Io mi riferì al fatto che questa Casa Doom sembra perfetta e pulita, non sembra esserci un briciolo di polvere, sembra semplicemente una grotta all'interno del quale hanno scavato senza un minimo di progettazione, ma semplicemente per creare un ambiente bello da vedere, perché mai i nani di Casa Doom dovrebbero creare un ambiente bello da vedere? Perché sapevano di comparire all'interno della serie Gli Anelli del Potere? Probabilmente sì, per quello hanno creato questo tipo di ambiente. È l'unica idea che può giustificare una scelta del genere. E quindi è tutto molto pulito, tutto molto asettico sotto certi aspetti. Cioè sembra veramente che se tu passi il dito su una scalinata di Casa Doom non ci trovi manco uno strato di polvere. E questa cosa, raga, non va bene, l'ho detto dall'inizio. Questa è una cosa che ho detto dall'inizio. Quindi non è che ci sto ragionando e sto tornando indietro da quello che pensavo. Questa cosa io l'ho detto dal primo episodio. Così come ho detto dal primo episodio che questi nani a me non piacciono, perché li vedo burloni, non lo so, li vedo poco epici, a partire proprio da Durin IV, che non ha nulla di regale, è un principe, non ha nulla nemmeno di principesco, va bene, tantomeno di un principe di Casa Doom. No, per me non ha nulla di nulla, tantomeno poi Issa, lì andiamo proprio, sprofondiamo nel peggio per quanto mi riguarda. E il sostegno di un architetto in chat, ma ragazzi, allora mi fa piacere, ma il problema non è fare disquisizioni architettoniche o ingegneristiche, il problema è di logica. Qua alcune delle strutture, pure da quella cascata che noi vediamo sul lato, che mi ha fatto vedere prima Riccardo, ma effettivamente, ma che senso ha quella cascata? Perché metterla lì? Solamente per bello a vedersi, solo per quello, è l'unica valutazione che possiamo fare. Per logica, quindi non c'è bisogno di essere un architetto, per logica, quella cascata non ha il minimo senso di esistere lì. Tanto meno poi per le potenziali conseguenze che potrebbe avere quella cascata in quel punto preciso. Ma proprio per logica, che cosa ci sta a fare là? Se fra l'altro loro non è che manca l'acqua, quindi non è che loro dovevano far scorrere l'acqua in qualche modo e hanno trovato il modo più semplice. Ah, vediamo che sta pieno d'acqua. Cioè, sembra... Guardate qui, sta pure un'altra cascata qua dietro. Ah, vedete quest'altra cascata qua? Cioè, è pieno di cascate. Niente di male, però
questa qui qua sopra non c'entrava un cazzo. Tra l'altro qua stanno degli scalini, qua sembra che stiano entrando in una struttura, non è che bisogna essere un ingegnere per vedere delle cazzo di scale qua e pensare che magari una cascata qui che cade sulla terraferma vicino a delle scale dove peraltro si possono pure bagnare, la gente scivola, va a finire la capa a terra. Non è che ci vuole un ingegnere per capire che è tutta una stronzata, ragazzi, e per cortesia non mi fate incazzare. Comunque, detto questo, ritorniamo se. Quindi Paolo, per farla breve e chiudere sta cosa di Casadum, per te Casadum è bocciata o promossa? Posso promosso o bocciata? No, la promuovo, è bella, c'è niente da dire. Poi a seconda della propria sensibilità personale o da quello che uno si aspetta, la propria idea che si è fatto, cambiano le cose, però è bellissima. Cioè, questo è un desktop ideale, io me lo metterei come desktop del computer, perché è veramente bella. Poi, a proposito di quello che diceva Ola adesso, la magnificenza di Moria, così come la vedevamo nel film di Peter Jackson, delle volte che ti stanno sopra, io ve lo dico, io mi aspettavo di vedere il Nano Sterro. Cioè, se lì vediamo Gandalf che illumina e vediamo che cosa c'era in questa sala, io da una serie che ha speso $1 miliardo avrei voluto vedere il Nano Sterro ai tempi di Khazad-dûm al massimo del suo splendore. E là si poteva fare qualcosa, secondo me. Saremmo rimasti tutti con la bocca aperta. Perché alla fine, vediamo questa scena qui, però si poteva fare la stessa cosa col Nano Sterro e fare un wow, super wow. Ripeto, queste sono le mie personali farneticazioni sull'argomento. Poi è ovvio che non si può condannare una roba del genere, perché si vede che è stato fatto un lavoro incredibile. Poi uno può dire che sembra più un presepe di quelli fatti bene che poi una vera e propria ricostruzione di Khazad-dûm. Infatti Paolo, lo chiedo anche a voi in chat, perché proprio qui se proviamo a fare un minimo di riflessioni, qua dobbiamo avere la laurea in ingegneria, in architettura, in tutto, perché non possiamo fare discorsi logici su questa serie, no, dobbiamo avere una laurea per fare discorsi, per valutare questa serie e criticarla. Ma tutto sto muschio nella profondità di una montagna, che ripeto, qui non sembra la profondità, ma qui sembra una grotta, tant'è vero che qua, la vedete qua dietro, questo sembra uno spiraglio di luce, ma questa non è una profondità della montagna, qui siamo praticamente in una grotta, siamo in una grotta qui, quindi non è manco la profondità di una montagna, altrimenti perché dovrebbe esserci tutta questa luce? Ecco, qui si ricollega alla luce, quello che dicevamo prima, sti nani sembrano i nani della luce, tutta questa luce qui a Khazad-dûm, ma dove? Ma dove sta? Ma veramente stiamo a fare? Per questo, ragazzi, ripeto, più ci soffermiamo su questa Khazad-dûm, più l'effetto wow svanisce e più vengono fuori le minchiate. Le minchiate fatte unicamente per darti quell'effetto wow. Però poi, svanito l'effetto wow, che cosa rimane di questa Khazad-dûm? Che cosa rimane di questa Khazad-dûm? Quindi, bello l'effetto wow, almeno in questo caso abbiamo avuto un effetto wow, però poi passato l'effetto wow, cosa rimane? Fatemi una domanda. Come sempre dico, e datemi una risposta. Va bene, allora io chiudo il sondaggio per Lindon. Vi piace il Lindon? Vediamo un po' qual è stata la vostra risposta. Il 67% dice sì, il 32% dice no. Quindi, anche in questo, nel caso del Lindon, bene o male, è stato fatto un buon lavoro, almeno per quanto vi riguarda. Allora, faccio un'altra domanda. Vi piace il regno? Vi piace Khazad-dûm? Allora, aspettate. Allora, vi piace Khazad-dûm? Ovviamente, come sempre, domanda semplice e risposta semplice. Prego. Avviato. Aspettate un attimo. No, Frank, opzione simpatica. No, niente opzione simpatica, perché poi ci dicono che sviamo i sondaggi. Raga, io non avete idea i commenti che ho ricevuto sotto alcune live dove si è provato a fare un po' di ironia, vabbè, quindi facciamo i seri, dato che le persone vogliono che noi facciamo i seri, che vi devo dire? Non c'è niente da ridere. Volevo recuperare dei messaggi, la scena dopo, Zeno, però hai scritto più messaggi, non riesco a capire quale devo leggere, se riesci a scriverci un messaggio unico, per esempio, Zeno, che altro saluto, ci dice le luci in più sono degli specchi, si vede nella scena successiva. Ma quali luci in più? Aspetta, però, Zeno.
questo a me non mi sembra uno specchio, a me questo sembra semplicemente una porta o comunque un'apertura, a me quello non mi sembra uno specchio. Anche qui, a me questa qua non mi sembra, scusa, la luce dello specchio non dovrebbe essere più focalizzata, più, come dire, più stretta, più come se fosse un vero e proprio fascio di luce. A me questa sembra luce diffusa. Quindi, a meno che non abbiano utilizzato degli specchi fantasy, a me questo non mi sembra una luce proveniente da uno specchio. Poi, scusate, ma come fate a dire che su quelli specifici sono specchi? Questa apertura è qui. Come fate a dire che questo è uno specchio? Dove l'avete visto che è uno specchio? Vabbè, stavate dicendo la scena dopo, ma quella scena dopo che ne sapete che è quell'apertura lì specifica? Poi, ripeto, qui c'è da passarci la notte. Gli specchi vi fanno vedere... Ragazzi, non sto mettendo... Oh, non ricominciamo. Non sto mettendo in dubbio che esistono degli specchi. Sto dicendo, come fate a dire che questo è un'apertura e non è uno specchio? Dove sta scritto? Dove lo vedete? Capitemi bene, ragazzi. Non capite solo quello che volete capire. Cercate di comprendere quello che vi sto dicendo. Dove sta scritto? Dove viene detto? Dove viene visto? Dove si può vedere che quell'apertura lì, quella che vi sto mostrando, non è è uno specchio e non è una semplice apertura? Poi ripeto, ma lo specchio non dovrebbe emettere un fascio di luce, non dovrebbe riflettere un fascio di luce molto più limitato. Questa a me mi sembra luce diffusa, luce esterna diffusa che entra all'interno di un luogo chiuso, appunto, che in realtà chiuso non è perché ha queste varie aperture. Quindi non capisco quindi come fate a dire che quello sia uno specchio, che a me tutto mi sembra tranne che è uno specchio. Poi io non sono un ottico, non sono nemmeno un ottico, ma mi sembra tutto tranne che è uno specchio. Andiamo avanti. Prossimo regno è il seguente. Allora, eccovelo qua. Te lo ricordi, Paolo, che qui c'è veramente poco, ho fatto molta fatica a trovare qualcosa su questo regno, chiamiamolo regno, perché teoricamente dovrebbe essere un regno. È Region. Che abbiamo visto della Region, Paolo? Lo studio di Celebrimbor e il martello di Feanor. Stop. Questo abbiamo visto. Allora, noi sappiamo che la Region è chiamato Agrifogliere. Chiunque ha letto Il Signore degli Anelli sa che quando la compagnia nel capitolo l'anello va a sud, dopo che la compagnia dell'anello lascia Gran Burrone, quella scena che poi vediamo con i Crebain che vengono da Dunland, che passano sopra e la compagnia dell'anello si avvicina a Moria, quella regione è la Grifogliere, che era la Region, viene ricordato da Aragorn e Gandalf. E quindi Grifogliere già dall'idea che è un posto abbastanza lussureggiante, con foreste, e si dice che era abitato ai bei tempi, nei tempi più felici, dagli elfi, e gli elfi delle Region. Quindi noi vediamo che la Compagnia dell'Anello passa in questa zona e addirittura ha a che fare anche con delle rovine di questo antico regno elfico, che non fa una bella fine, perché per tutti quelli che guarderanno la serie sappiamo che finirà male. Ecco, l'unica cosa che sappiamo è che il centro di questa region era Ostinedil, che doveva essere un po' la capitale del regno, dove doveva stare Celebrimbor. Adesso noi ci hanno fatto vedere questa bella struttura che, vista così è anche bella, sembra la città sull'insenatura, sul fiume. Bello, per carità, niente da dire, ma poi non abbiamo visto niente, a parte questa carrellata, questo volo d'uccello. Poi cosa abbiamo visto? Lo studio di Celebrimbor e basta, cioè veramente non abbiamo visto niente. Abbiamo visto la torre, il suo inceneritore spaziale che ha costruito e basta. Quindi per adesso che cosa dire di questa regione? Paolo, guarda quanto... Sulle pendici di un vulcano, anche in questo caso. Ma cosa abbiamo visto di questa regione? Ma niente, niente. Giudizio sospeso. Non ne abbiamo visto di più nel Signore degli Anelli, probabilmente, nelle scene in cui la compagnia si muoveva. Tra l'altro, le Region arrivava fino alle porte di Durin. Cioè, dalle porte di Durin cominciava questa regione. E non a caso c'erano le porte di Durin, no? Perché era il passaggio
della strada che dalle Region portava alle miniere di Moria, a testimonianza dei buoni rapporti che c'erano tra i due popoli. E noi sappiamo che Celebrimbor ha anche fatto le porte di Durin insieme a un nano. Chissà se lo vedremo mai questo particolare all'interno della serie, però sarebbe bello vederlo, perché comunque noi già nel film di Peter Jackson possiamo avere un'idea di questo agrifogliere che una volta era Nenegion, che è una regione piuttosto importante, perché qui ci stavano i fabbri elfici che hanno costruito gli anelli del potere, e probabilmente vedremo molto di più, perché per adesso Celebrimbor l'abbiamo visto sempre solo nel Lindon, l'abbiamo visto qui nel suo studio che parla, prende il suo martello e dice quanti ricordi. Vaneggia, Paolo, vaneggia. Basta, veramente non saprei cosa dire, perché abbiamo visto pochissimo, un frammento di CGI e un interno, basta. E allora, velocemente, mi avete chiesto di prendere le immagini degli specchi e io ve le ho prese e vi faccio notare questo. Allora, guardate qui, quello che cosa vi ho detto prima? Gli specchi emettono dei fasci di luce, guardate qui. Qui è molto evidente che questo è un fascio, proprio perché lo specchio non può diffondere la luce come se fosse la luce naturale, ma una luce riflette sullo specchio e quella luce viene focalizzata in un fascio di luce. Ok? Lo vedete stesso voi, quindi non è che me lo sto immaginando io, sta qui. Questo tipo di illuminazione non può creare un'illuminazione diffusa, perché sono dei fasci, come se fosse il classico occhio di bue a teatro che va a illuminare il singolo attore sul palco. Quindi questo è come se fosse veramente un occhio di bue a teatro. Non è luce diffusa. Quindi questa luce diffusa che è presente all'interno di Casa Doom non è comunque giustificata, se proprio vogliamo fare i pignoli, perché Casa Doom dovrebbe essere illuminata, scusate, a spot, cioè a singoli posti, a singoli luoghi, se l'unica illuminazione che ha è quella degli specchi. Cioè dei singoli posti dovrebbero essere illuminati da questi fasci di luce e basta. Questa luce diffusa non è giustificata. Quindi fate voi, se volete trovare altre giustificazioni, io sono tutto orecchie. Però ripeto, il gioco della giustificazione, del giustificare a tutti i costi questa serie, con me non funziona. Io ve le smonto tranquillamente, perché io questo non lo accetto. Dover giustificare ogni minima cosa giustamente come dice Mario, è un fantasy, quindi gli specchi possono fare, sono degli specchi fantasy e fanno il cacchio che vogliono. No, io non ci sto. Andate in altri luoghi se volete giustificazioni a cazzo di cane, se volete sentirvi dire che le stronzate di questa serie sono la più grande genialata che si sia vista. Da me non avrete queste minchiate. Torniamo alle Region. Eccovelo qua. Allora, io non sono riuscito a trovare lo studio del nostro Celebrimbor. Però ti chiedo, Paolo, questa città potrebbe essere Ostinedil? Anche qui, sì. Qui, ecco, quando ho dei dubbi, scusami, quando ho dei dubbi, chiedo comunque il vostro aiuto. Io non mi ricordo che sia citata Ostinedil, o sbaglio. Non mi ricordo. No, cioè, appare la scritta Eregio, pare basta, quando fanno vedere. Però potrei sbagliare, perché non ho questo grande ricordo. Quindi se non è Ostinedil, che altra città potrebbe essere? No, questo dovrebbe per forza Ostinedil. Per quanto riguarda poi, io, ecco, zoomiamo, facciamo questo gioco, zoomiamo, vediamo un po'. A me sembra, Paolo, innanzitutto, ma quanto è diversa questo stile da quello di Numenor? Io lo vedo molto diverso, cioè questo, sapete, raga, che mi sembra una città futuristica a me, questa qui, queste torri quasi missilistiche, a forma di missile. A me mi ricordano delle città futuristiche che si vedono nei videogiochi. Poi sembra che abbia qualcosa di, ecco, di circolare. Guardate queste mura che hanno questo andamento circolare. Anche qui, come te le spieghi queste strutture, Paolo? So che sembra che noi stiamo andando un po' troppo nel particolare, ma ragazzi, il focus della serata è questo, quindi andare ad analizzare le strutture della serie, quindi che altro dovremmo fare? Più che altro, come te le giustifichi questa circolarità di queste mura? Perché fare delle mura del genere, secondo te? La vedo un po' dappertutto, stanno qui, sì. Qui, sono questo qui, sembra, sono qui. Sembra un ponte, questo qua sotto, non si capisce. Però anche questo dovrebbe essere un ponte, allora. Anche questo. Sì, però... questo qua sotto è un ponte, sicuramente, secondo me. Ma dici questo? Sì,
o qualcosa del genere. No, no, sembrano mura, è vero, è vero. Sembrano delle mura. È vero. Sì. Ma forse, non lo so, o si sono basati sulla... È quello che vi dicevo, Paolo, è quello che dicevo prima pure per Casa Doom. Voi ci vedete una ragione logica nelle strutture che vediamo all'interno di questa serie, almeno in alcune delle strutture che vediamo all'interno di questa serie. Cioè, voglio capire se loro hanno pensato ad Austin Edil, quindi alla capitale del region, e l'hanno dipinta, l'hanno rappresentata in questo modo, solo per creare il colpo d'occhio, guarda che città strana, nello spettatore. Una città, allora è una città strana, è una città elfica, una città particolare, automaticamente è una città elfica. E lo scopo è stato solo quello, o avranno pensato, o un minimo, avranno usato un minimo di logica nella progettazione di queste città. E ripeto, qui non è che stiamo parlando di elementi ad architettura specifici o ingegneristici specifici, ci stiamo semplicemente chiedendo che logica potrebbero avere queste strutture. Tutto qui. Paolo, tu ci vedi una logica nelle strutture, che poi in questo caso noi possiamo veramente valutare solo questo, perché delle region abbiamo visto solo questo, è lo studio di Celebrimbor, quindi su che altro dovremmo... Le region per noi non esiste in realtà, perché delle region abbiamo visto niente, ne abbiamo visto manco gli elfi delle region, abbiamo visto solo Celebrimbor ed Elrond, sono loro, e qualche, forse qualche guardia del corpo che poi l'hanno lasciata indietro, non si è capito che fine hanno fatto quelle guardie che avevano accompagnato Elrond e Celebrimbor a Casa Doom, anche quelle sono scomparse nel nulla, così, l'avranno fatta tornare indietro, chi lo sa. Noi possiamo valutare solo questo. Boh, provo a prendere anche lo screen dello studio di Celebrimbor, se lo riesco a trovare. Paolo, ti ripeto, tu ci vedi qualcosa o semplicemente ci vedi una ricerca molto semplicemente una ricerca una ricerca estetica fatta per colpire il grande pubblico? Sì, allora, io non sono un architetto e non capisco niente di architettura. Però, secondo me, dal punto di vista estetico, loro hanno cercato di dare una caratterizzazione a questa città in senso verticale. Cioè, è abbastanza chiaro che tutte queste strutture hanno le guglie, le cupole in alto, quindi loro hanno preso l'idea che c'era anche nel film di Peter Jackson, delle strutture elfiche a torretta, con la torre un po' alta e un po' a cupola, e l'hanno messa qui alzandola. Infatti è pieno di torri che salgono verso l'alto. C'è anche un posto che sembra il Campidoglio, quella roba lì messa in mezzo. Ci potrebbe stare tutta questa città costruita in verticale con le torri che poi salgono sulla montagna. Questo è bellissimo. Revoca concessione. Mamma mia. Guarda, ragazzi, l'Anas fa di sti brutti screzzi. Dal punto di vista spaziale è giusto, perché dalle mappe Austin Edil è esattamente sul fiume, quindi ci sta, cioè che sia messa così a me piace, è canonica da questo punto di vista, almeno con la mappa principale. Poi ci hanno voluto dare questa interpretazione che è un po' un mix di costruzioni elfiche, hanno preso le torrette di Gran Burrone, le hanno alzate, ci hanno messo un Campidoglio, hanno messo le cupole più alte e è venuta fuori questa roba qui. È abbastanza, va bene, diciamo che è coerente, è un bel quadretto, poi non abbiamo visto altro, ecco l'interno. L'interno, esatto, ho preso l'interno della casetta di Celebrimbor, dove c'è lui che vaneggia insieme al nostro Elrond, ovviamente bevono, ovviamente. Gil-galad e Celebrimbor credo che abbiano bevuto più loro in 7 episodi che io nella mia vita. Tra l'altro qui, andiamo, ragazzi, che ne dite di fare una live sugli cibi che sono mostrati nella serie? Allora, no, sinceramente, cosa potrebbe mai essere questo strano oggetto? Mi sembra panna cotta. Che cacchio è? Pan di Spagna. Però vedete, anche qui, le coppe, la colonna, è tutto molto classicheggiante, no? Torniamo comunque sempre a quell'estetica lì. Tra l'altro qui è pieno di drappi, di coperte per divani, come si chiamano, che Paolo, quelle cose che servono a coprire i divani, hanno proprio un nome. Le federe? Le federe dei divani, grazie. Infatti vedete, lui fra l'altro è vestito molto simile a questa tenda, o quel che sarebbe. Infatti l'hanno detto che sembra vestito. Ha un tendaggio addosso. L'abbiamo detto ormai
Sì, l'abbiamo detto tante volte. È torta di mele, Giacomo. Come fai a sapere che è torta di mele? L'hai assaggiata? Come fai a sapere? Lo dicono? Dicono che è torta di mele? A me non me lo ricordo che è torta di mele. Vabbè, comunque, ragazzi, a parte gli scherzi. Comunque, questo era anche l'interno. Ha riciclato la stoffa, ci dice Mario, esatto. Vabbè, allora, a parte scherzi, ripeto, le Region abbiamo cercato anche di un po' di ironizzare, effettivamente, perché abbiamo visto niente, non abbiamo visto nulla, quindi non è che è colpa nostra se non abbiamo dati su cui riflettere, su cui poter fare un minimo di valutazione. E, diciamo che, nel caso anche qui, nel caso delle Region, non è che mi senta di molto di lamentarmi, come per esempio ho fatto con Casa Doom, dove lì, ripeto, lì ci sono proprio delle problematiche che da un primo punto di vista passano inosservate, o quasi. A un secondo, terzo, quarto punto, magari quando la rivedi quella scena 3-4 volte, inizi a farti qualche domanda in più. In questo caso, nelle Region, più di tanto, vi ho chiesto la questione delle curve, perché è particolare, è una delle, vediamo che è proprio come se fosse una struttura che ricorre, quella sorta di circolarità nelle mura di questa, di questo regno, e quindi potremmo chiederci perché di questa tendenza alla circolarità delle mura, che in altri posti non si vede. Però, a parte quello, non è che possiamo farci più di tanto altre domande, e quindi più di tanto non mi sento di criticare, ma nemmeno di elogiare. Ostin Edil, anche lì il colpo d'occhio c'è, come abbiamo detto, il loro principale obiettivo è il colpo d'occhio, però, a parte quello, cos'altro rimane, Paolo, di quel poco che abbiamo visto? Niente. Perché non l'abbiamo vista viva, non si è visto manco un elfo di Celebrimbor. Non c'è nessuno. Solo Celebrimbor. Esatto, c'è solo Celebrimbor col suo alto forno, quel che cacchio sta facendo, i suoi cantieri che si deve guardare quando ha tempo perso, tempo libero, e basta, non ci rimane niente più. Elrond, che ogni tanto è per questo che ha bisogno dei nani, perché non c'è nessuno. Esatto, non c'è nessuno nella Region, totalmente, gli elfi della Region sono scomparsi. E che poi, ragazzi, la sapete qual è la cosa che è un po' divertente e ironica, che la serie si chiama Gli Anelli del Potere. Quanti anelli abbiamo visto? Zero. Il creatore degli anelli chi è? Celebrimbor. Quante volte l'abbiamo visto Celebrimbor? 2-3 volte contate? E il regno dove verranno creati gli anelli, qual è? Le Region. Quanto abbiamo visto le Region? Nulla. Cioè, a me sembra che forse abbiano sbagliato. Ma non è che hanno sbagliato il titolo della serie. Non la dovevano chiamare Anelli del Potere. La dovevano chiamare Galadriel che si vendica. O Galadriel incazzata. Galadriel qualcosa. Non lo so. Galadriel è la rabbia. È la gestione della rabbia. Cioè, perché chiamarla Anelli del Potere se non abbiamo... Ci sarà sicuramente adesso... Leggerò sicuramente qualcuno che scriverà. Frank, siamo al settimo episodio. Raga, lo dicevamo al primo episodio e voi ci dicevate. Frank, siamo ancora al primo episodio. Aspettiamo il prossimo episodio. È andata così per tutti gli episodi fino al settimo. Siamo arrivati alla fine stagione e siamo punto a capo. Eh sì, è come in Jurassic Park. Ma mi scusi, si vede qualche dinosauro nel suo parco di dinosauri? Ecco. No, sai, Paolo, che all'inizio io avevo questa... Allora, all'inizio pensavo ingenuamente che avessero fatto tutto questo per marketing. Cioè, il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere, lo fanno perché Tolkien è un franchise. Ma poi ho cominciato a pensare, pensa che fallito che sono, per giustificarmi tutto, ho detto, ma vuoi vedere che invece hanno chiamato questa serie il Signore degli Anelli, perché il Signore degli Anelli è Sauron, e quindi facciamo una bella serie in cui si parla di Sauron. Arrivati al settimo episodio, Sauron dove sta? Non si sa, e quindi... A me, io voglio ancora credere che Sauron sarà uno dei personaggi fondamentali, se non il protagonista della serie. Il Signore degli Anelli è lui, e quindi è un personaggio da non sottovalutare. Per adesso non abbiamo visto né Sauron né gli anelli, quindi vedremo che cosa succede. Ma perché abbiamo intravisto che Celebrimbor, ma non ha fatto letteralmente nulla, così sì. Le Region e tutto il resto. Quindi, però, no, abbiamo scoperto solo... No. Che ha fatto degli esperimenti su Dimitri. Questo si fa il beta tester Dimitri. Esattamente. Ma Paolo, allora arriveremo all'ultimo episodio della quinta stagione, che ci saranno persone che ancora diranno: vabbè, ma siamo appena malapena arrivati quasi alla fine. Sicuramente qui ci faranno vedere qualcosa. Raga, noi siamo qui, aspettiamo. Ha voglia di morire, raga, come si dice nelle Marche mie. Ha voglia di morire prima che ci fanno vedere qualcosa qua. Va bene, direi che possiamo andare avanti. Quindi chiudo il sondaggio riguardante Casa Doom. Mi piace pure Casa Doom, va bene, però da quello che ho visto che la percentuale forse è più bassa. Infatti il sì è il 67%, il no è il 32%. Io, bene o male, ve l'ho detto, a me non è che
non è che non mi piace, semplicemente più del colpo d'occhio non mi ha lasciato nulla, anzi mi ha lasciato più dubbi che certezze, più negatività che positività, o al di là poi del colpo d'occhio. Quindi quello che vi posso invitare a fare è andare oltre il colpo d'occhio. Se poi vi va bene semplicemente il colpo d'occhio, ripeto, vi invidio, perché io purtroppo non riesco a fermarmi solo a quello, non riesco a limitarmi a quello. Va bene, andiamo con il prossimo regno, gli altri l'abbiamo fatti quasi tutti. Fatemi vedere un attimo, dovrei averlo salvato. Vabbè, ne ho salvate varie, perché non c'è una vera e propria fotografia specifica di questo regno, però bene o male le abbiamo viste. Anzi, forse è uno dei regni che abbiamo visto di più in realtà. Le terre del sud, Paolo, bene o male, Mordor e terre del sud. Questo regno, bene o male, l'abbiamo visto, abbiamo visto il villaggio, l'abbiamo visto per bene, abbiamo visto il monte fatto, abbiamo visto la diga, abbiamo visto, mancava solamente il pulsante per accendere il monte fatto e stavamo a posto. Quindi le cose, bene o male, qui le abbiamo viste. Quindi proprio dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista di vita quotidiana, qui non possiamo dire nulla, perché abbiamo visto tante cose, abbiamo visto come vivono questi abitanti di questo villaggio, che dovrebbe essere proprio all'interno di Mordor. L'abbiamo visto in uno dei primi live che abbiamo fatto. In realtà Tirahad non è nel sud, non è nell'Arad, ma si trova proprio dentro Mordor, addirittura in quella che dovrebbe essere la piana dove poi il Gargaroth dovrebbe essere lì, essenzialmente, dove poi sorgerà Barad-dûr e dove si trova il Monte Fato. Quindi, cosa ne pensi di questo luogo? Paolo, prima di darti la parola ringrazio Francesca, grazie per la donazione, ci dice buonasera a te, purtroppo riesco ad arrivare tardi, saltare, non ti preoccupare, siete grandi, dopo aver letto Lobby 2 anni fa mi avete convinto a riprovare il Signore degli Anelli. Assolutamente sì, Francesca, ti assicuro che non te ne pentirai, e se dopo il Signore degli Anelli sarai ancora più incuriosita, ti consigliamo ovviamente il Silmarillion. Diciamo, con il Silmarillion andrai a mettere la ciliegina sulla torta nell'universo tolkieniano. Quindi, questo, fra l'altro, è un'ottima sequenza per leggere i libri di Tolkien. L'Hobbit, Signore degli Anelli e il Silmarillion. Non è la sequenza cronologica, però la sequenza che passo dopo passo ti avvicina nel modo migliore a Tolkien. Quindi, bravissima Francesca, e mi fa piacere che più noi, che a quanto pare che la serie, ti abbiamo spinto ad riavvicinarti a Tolkien. Quindi, grazie ancora. Paolo, vai. Allora, su questa proto-Mordor che abbiamo visto nella serie, io credo che sia stato fatto forse il maggior lavoro a livello di ricostruzione, o almeno di giustificazione di quello che vediamo. Allora, io all'inizio non avevo capito che eravamo Mordor, lo ammetto candidamente, credevo fossimo nell'Arad, su una specie di altopiano scozzese molto bello, molto suggestivo, sembrava di essere a Skyrim, ecco, per chi ha giocato al videogioco. Poi abbiamo scoperto che quella è Mordor, e che poi Mordor è stata fatta flambé e ha preso fuoco, così come tutti la conosciamo. Però il lavoro fatto non mi è dispiaciuto. Cioè, loro hanno nominato Lorodruin, perché se gli altri nomi me li sono persi o non li ho notati, però Lorodruin lo nominano, lo dice Bronwyn in uno dei primi episodi. Poi citano... Sì, dicono vicino a Lorodruin, quindi si sa che quello è il monte Lorodruin. Ma il Gorgol, poi, la piana del Gorgol non l'hanno nominata nemmeno. No, ma quella credo che venga dopo come nome. E poi esattamente quando poi quella diventa effettivamente la piana devastata dal Monte Fato. Sì. Poi citano il lago di Nurn, perché lo citano anche quello nei primi episodi. E c'è il lago che pare che avesse dei problemi, perché parlavano del villaggio. E insomma, hanno fatto il lavoro in modo tale da dare una collocazione comunque abbastanza chiara, perché poi noi sappiamo che, per esempio, il lago di Nurn era la zona più fertile, ma grazie al vulcano. Dove vivevano gli umani. Gli uomini che venivano, esatto, venivano schiavizzati. Certo, poi era fertile grazie al vulcano, perché vai a sapere te se effettivamente era fertile quando non c'era il vulcano. Tra l'altro, Paolo, queste cose ci sono nei videogiochi. Tutte queste cose qui, esatto. La regione, tutta la zona di Mordor è fatta benissimo nei videogiochi, nell'ombra di Mordor, nei dettagli, nell'ombra di Mordor, ma anche nell'ombra della guerra, è fatta benissimo. Ci sono dei dettagli pazzeschi nella serie. Con gli uomini da salvare, che sono stati schiavizzati proprio vicino al lago, bellissimo.
Sì. E quindi addirittura ci sono delle persone che si sono spinte a ipotizzare che la torre che Arondir fa fuori con una freccia che era legata con uno spago era addirittura il passo di Kiritungol, cose così, la guarnigione sopra il passo. In realtà poi abbiamo scoperto che era un postaccio abbastanza pericolante, che aveva bisogno di qualche miglioramento strutturale. Poi, allora, detto questo, se c'è stato un minimo comunque di coerenza alla caratterizzazione di Mordor così come la conosciamo, come viene descritta da Tolkien, in questa proto-Mordor, quando era verde felice, quando non c'era ancora il Nutefato, possiamo dire benissimo che tutta questa cosa se la sono inventata, chiaramente, perché in realtà il Nutefato esiste da quel dì, cioè si dice che probabilmente è nato addirittura dalla guerra. E ha continuato a sputare fuori roba continuamente, e tanto che Sauron è andato lì perché c'erano le montagne che gli permettevano, grazie proprio al Montefato, di chiudersi dentro e nessuno ci entrava. Quindi questo è uno dei motivi per cui lui ha cominciato a coltivarsi il suo regno lì e ha costruito Barad-dûr lì. Che poi è perfettamente legittimo farlo, perché lo sappiamo che Sauron nella seconda era edifica Barad-dûr, per adesso non l'ha ancora edificata, però lì c'era già il Montefato. E c'è un motivo perché si va in quella zona. E poi, però, che cosa dire? Che al di là di questo, il particolare della diga, lasciamo perdere, questo non è che sia stata una grande idea, possiamo dirlo. Ci sono delle cose che non tornano. Cioè, la guarnigione elfica, una zona che ha combattuto per Morgoth. Ci può anche stare, cioè si sono inventati questa storia e il fatto che abbiano mandato una guarnigione elfica a controllare degli uomini cattivi che hanno combattuto per Morgoth nella prima era, che bisogna controllare perché potrebbero ritornare a venerare e avevano ragione, e si è visto che infatti c'erano degli elementi che insomma non la contavano giusta, però. A parte questo, tutta la storia dell'occupazione della guarnigione da parte degli Elfi è assurda, cioè loro sono stati lì, se, si dice 79, no, Arondir è stato lì 79 anni, gli Elfi ci sono chissà da 1000 anni, non si capisce bene, è finita questa prima era, loro sono lì e non si sono mai accorti, no, si sono accorti che c'era sta statua di Sauron e non l'hanno mai fatta fuori. Una cosa, se io l'ho sempre detto, è un particolare assurdo nell'economia della vicenda. Cioè, gli elfi che arrivano e non distruggono una statua del nemico. Io voglio ricordare solo queste due cose. Quando Galadriel e il povero Ungola d'argento Celeborn occupano Dol Guldur e sfasciano i pozzi. Cioè, de devono rigenerare il terreno, devono purificarlo per la presenza del male. E tanto che si dice nel Signore degli Anelli che finita la guerra dell'anello, la città di Minas Morgul, che una volta era degli uomini di Gondor, e che poi è stata colonizzata dai Nazgûl ed è diventata la roccaforte dei Nazgûl, non può venire in alcun modo essere recuperata o redenta e va distrutta. Perché tutto quello che è stato contaminato dal male non può essere tenuta così. Allora è possibile che in una guarnigione del genere, con la statua di Sauron dietro una frasca, questi non si siano accorti o gli sia venuta l'idea di buttarla giù? Cioè, questi sono tutti particolari che non mi fanno tornare esattamente le cose. E poi va bene, vediamo questa Mordor che viene invasa dalle fiamme, dalla nube. Dalla colata e dalla nube fumigante che brucia tutto, e poi scopriamo che si chiama Mordor, cambiando il nome, che svanisce e si chiama così. Va bene. Anche quella, potevano pensarla in maniera un po' migliore, a mio avviso. Ma poi c'è un altro particolare che a me non piace di come hanno caratterizzato questa terra, perché se giungo, guarda, arriva, giungo a dire. Che dal loro punto di vista, la creazione di Mordor da zero, per fartela vedere, ci poteva anche stare, e magari potevano farla meglio senza la chiave che attivava la diga, va bene, però a me non è piaciuto il modo in cui hanno caratterizzato gli uomini di questa terra, perché cioè, in una terra del genere che
non lo so, è fatta di uomini mediani della terra sopra l'Arad. Arad, terra in cui le persone sono un po' scure di pelle. E abbiamo visto una serie in cui tutti sono multicolorati. Vediamo che gli uomini cattivi del posto vengono fatti tutti come bianchi e caratterizzati come degli scandinavi. Cioè, questa è una cosa che io continuo a non spiegarmi, o meglio, mi spiego perché hanno voluto caratterizzare i nordici come cattivi. E qui, secondo me, c'è una precisa volontà. Chi potevano fare cattivi? Bianchi, perché la linea politica che hanno utilizzato in questa serie è lampante. E così come l'hanno fatta, a me non è piaciuta niente, perché era Questa cosa, bella la volta Paolo, morta. era già prevedibile, ne avevamo parlato già prima. Sì. Visto che stiamo facendo un po' il riassunto di tutta questa situazione, di come hanno caratterizzato questa terra, a me fa un po', sì, è un po' strana. Poi passiamo a vederla dal punto di vista geografico, per come l'hanno trattata, perché hanno fatto arrivare i Numenoreani che sono entrati senza colpo ferire come il coltello nel burro, cioè questi arrivano, galoppano e entrano a Mordor così, cioè Sauron è entrato a Mordor perché è completamente circondata da tre lati di montagne e quindi è invalicabile. L'unico valico è quello del passo di Kiritungol, dove tra l'altro c'è sopra anche Shelob, cioè pensiamo il Signore degli Anelli, come entrare a Mordor, c'è il Morannon che qua non c'è ancora e poi sto passo. È difficile da penetrare come terra, invece i Numenoreani ci entrano così, in 3 secondi. Tra l'altro è stato fatto notare anche che quando arrivano c'è il sole da una parte, quando cavalcano il sole dall'altra, torna ancora dalla parte di là. Quindi è un Paolo, delirio però assordante. scusa, c'erano gli specchi a Mordor, non l'hai visto gli specchi? Cioè, non hai visto gli E specchi forse della la Mordor? colata non esiste, la colata si è riflessa solo sugli specchi, È è per quello che sono una proiezione sopravvissuto. tridimensionale fatta da Amazon, sai, quelle È pubblicità vero. in 3D che stanno adesso andando molto, stanno avendo molto successo. E, Quindi vabbè. per concludere, voglio solo dire che da una parte apprezzo gli sforzi fatti perché effettivamente c'è stato un po' di lavoro, però dall'altra parte hanno come al solito rovinato tutte con una serie di idiozie che ci hanno buttato dentro e che potevano evitarsi. Se avessero rispettato le cose in maniera un po' più coerente o comunque rispettosa, secondo me, tutta questa parte sarebbe potuta sembrare molto più verosimile e l'avremmo digerita probabilmente. Va bene, va bene, va bene. Approfitto per leggere qualche commento. Ringrazio ancora Francesca. Grazie Francesca anche per questa donazione cresciuta con Tolkien. Manca la lettura o i libri storici dell'epoca, film più o meno in versione estesa. Però voi mettete il più. Sono da sempre fan. Ok, va bene. Grazie Francesca. Ripeto, mi fa piacere. E mi fa piacere che appunto tu ti possa dedicare maggiormente alla lettura. Perché ti manca magari proprio quella. Hai visto i libri, magari sei, conosci il mondo tolkieniano grazie ai film, scusami, grazie ai film, magari la serie ti ha aiutato, ti ha spinto ulteriormente a riavvicinarti a Tolkien, anche ai libri, e mi fa piacere che noi possiamo magari esserti d'aiuto, possiamo esserti utili per avvicinare, per fare il passo in più e dedicarti di più ai libri, che poi è quello sono da quelli che tutto è iniziato, ogni cosa che è originata da negli altri media, quindi nei film, nei videogiochi e tutto il resto, è tutto proviene dai libri. Quindi da lì che parte tutto. Quindi tornare a loro, o meglio, non tornare, finire a loro, dopo che comunque tu hai fatto tutto un giro tra film, videogiochi, magari e tanto altro, potrebbe essere la cosa migliore da fare, soprattutto adesso che magari appunto hai letto Lo Hobbit, magari ti leggerai Il Signore degli Anelli e poi ti potrai leggere Il Silmarillion. Quindi, ripeto, spero che noi stiamo aiutando, ma non solo te, eh. La mia speranza è che noi possiamo aiutare anche molte altre persone, magari che non sono convinte dalla serie, però sentir parlare noi, sentir parlare Paolo, sentir parlare anche altre persone che passano su questo canale, guardarsi i video di questo canale, magari tutto ciò può aiutare queste persone a non sentirsi scoraggiate o troppo scoraggiate dalla serie e a capire che in realtà l'universo di Tolkien non è quello che si vede nella serie, comunque non è solo quello che si vede nella serie, per fortuna aggiungerei, ma che in realtà c'è molto altro da scoprire semplicemente aprendo i libri. Quindi questa è la mia speranza, che noi possiamo servire d'aiuto a queste persone, le persone più scoraggiate dalla serie.
Però in quel caso, più che il merito della serie, sarà il merito delle persone che parlano di Tolkien, in questo caso su YouTube, che quelle persone si avvicineranno alla serie. La serie sarà stata al massimo uno stimolo per queste persone a cercare qualcosa, ma alla fine saranno stati le persone che parlano davvero di Tolkien a far avvicinare quelle persone. E questa è una cosa che voglio, ci tengo a precisare. Poi leggo pure altri commenti. Allora, Marco ci dice: era un bel posto, poi per colpa di Adar che ha lasciato una sigaretta accesa, tutto bruciato. Ma più che Adar è stato Waldreg. Waldreg o Waldreg? Waldreg, giusto Paolo? Waldreg. Come si chiama? Sì. Ma ce l'hai. Sì, Waldreg, qualcosa del genere. Waldreg, è stato Waldreg. Waldreg che ha messo, ha acceso la scintilla più che Adar. Egidio ci scrive: per premesso che le fortificazioni di Mordor le avevano fatte i Numenoriani, se non mi sbaglio, non è eccessivamente elfica la torre che si vede nello screen delle Terre del Sud? Infatti, in realtà, queste torri che noi vediamo, da quello che abbiamo capito, sono torri create dagli elfi, che non hanno nulla di canonico, meglio, Tolkien non ce le descrive in quel luogo, però perché noi sappiamo che, bene o male, le uniche, la vera colonizzazione in quelle terre, come un po' su tutte le coste della Terra di Mezzo, la effettuano i Numenoriani. Quindi gli elfi avranno magari nell'universo canonico, si saranno magari spinti fino a quei luoghi, probabile, ma che ci abbiano costruito addirittura delle torri è un qualcosa che ovviamente hanno aggiunto nello specifico nella serie. Poi, la torre di guardia sarà la torre dell'occhio di Sauron? In che senso? Somiglia un po' alla torre dell'occhio di Sauron, però no, è una torre elfica, ragazzi, è semplicemente una torre elfica, e tanto è vero, guardate anche la ringhiere, hanno un aspetto elfico. Ma poi, raga, ormai non è che siamo più nella fase iniziale dei trailer che bisogna stare lì a provare a ipotizzare, lo dicono nella serie, giusto? Se non sbaglio, lo dicono nella serie che queste sono torri elfi che l'hanno costruita gli elfi per supervisionare alla situazione. Tra l'altro, lì in fondo, teoricamente, lì dovrebbe essere Tirad, questo dovrebbe essere il villaggio, questo dovrebbe essere Mordor, queste sono le montagne di Mordor che circondano Mordor. Guardate quant'era rigogliosa Mordor, però qui non vedo il vulcano, quindi in realtà lui in questa scena dove stava guardando? Stava guardando verso sud qui, verso il sud di Mordor. Però io non vedo il vulcano, il Monte Fato dovrebbe essere qui sulla sinistra, teoricamente. Se queste sono le montagne che sono... No, perché in realtà da quello che abbiamo visto nella mappa, che ci ha mostrato Vincenzo quella volta in una live, il villaggio di Tirarad dovrebbe essere sotto le montagne dalla parte ovest. Quindi in realtà... il vulcano dovrebbe essere dietro la torre. Secondo me potrebbe essere così, poi anche qua vai a sapere se è vero, però in teoria da dove loro hanno messo il villaggio potrebbe essere che la montagna dove cominciano le creste, qui cominciano le pendici dell'Orodwin. Potrebbe essere. Questa immagine rimane ancora un mistero, sì. O meglio, per la sua dislocazione geografica precisa rimane ancora parzialmente un mistero, nel senso che rispetto a quando vedemmo i trailer, ovviamente adesso sappiamo che quello è Mordor, però il punto preciso di quella maledetta torre valla a capire qual è, non si è capito ancora, quindi dobbiamo ancora fare delle supposizioni. Sta di fatto che, esattamente come ci diceva, chiedevo qualcuno prima per rispondere a quel commento, questa è una torre elfica, non è una torre mordoriana, una torre fatta dagli elfi, non canonica, o meglio, Tolkien non ce le descrive delle torri elfiche in quelle zone, e niente, questo è. Anche perché ripetiamo che questa zona è invivibile a partire dall'inizio della prima era, quindi... E invece qui ci vediamo dei campi coltivati, addirittura con una certa geometria. Guardate qui, ci sono proprio qui si parla proprio di fine agricoltura qui. E ci saranno probabilmente dei laureati in agraria, probabilmente. L'agraria, la famosa facoltà di agraria mordoriana. E un saluto dal Canada, il canadese official, grande, un saluto dal Canada, serie TV da 0-0 per ora, addirittura. Allora, ti ringrazio ovviamente per la donazione, il canadese official, sarebbe curioso sentire in Canada come la stanno vedendo sta serie. Tu, da quello che ho capito, non la stai apprezzando, sarebbe curioso di sapere bene o male i canadesi in generale come stanno valutando questa serie, dato che sappiamo che gli americani non ci stanno andando proprio a nozze.
e questo lo possiamo dire tranquillamente, sono molto più critici di noi gli americani, gli statunitensi. Sarebbe curioso e interessante sapere anche i cari canadesi come la stanno vivendo questa serie. Va bene, va bene, va bene. Allora, direi che anche qui possiamo chiudere con Mordor. Vengo a chiudere anche il vostro sondaggio. E qui su Mordor, ecco, questa forse per il momento è la... No, forse. È l'ambientazione più combattuta. Vi piace Mordor? Il 58% dice sì. È comunque un sì, eh? Comunque un sì. Il 41% dice un no. Su circa 300 voti. Quindi anche qui è un sì, però questo è un sì molto più combattuto rispetto ai precedenti ambienti. Bene o male, l'ambiente che ha convinto di più finora, come prevedibile, era Estero Numenor, seguito da, se non sbaglio, da Lindon, poi seguito da la Casa Doom, e adesso c'è appunto Mordor. Va bene, va bene. Grazie anche a Shaibo. Dove sta? Aspettate, lo vedo. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Che mi sono perso? Niente. Buona parte della serata, però potrai sicuramente recuperarla quando vuoi, ovviamente. Come sapete, le live rimangono sul canale, quindi tranquilli. E grazie, ovviamente, Shaibo, come sempre, per il tuo supporto. Agraria ci dice, Morico, scienze arboristiche è ovviamente la nota macchina della protezione civile. Ti mordo che sopra la gente la lecolata di piroclastica del MIDIC. No, ma poi, ma scusate, no? Io adesso la voglio mostrare. Ve la voglio mostrare, perché a me mi fanno ridere certe persone. In senso buono. Allora, vi salvo questa immagine. Ah, bene, per fortuna che me l'ha fatta salvare tranquillamente. E io vi chiedo, no? Questa immagine che vi vado a mostrare ora. Ora, ci sono state persone che hanno avuto il coraggio di affermare che questa è semplicemente una nube di polvere. Perché giustamente io quando sono, per esempio, a mare, no? Si alza magari un po' di vento e si alza quindi la sabbia, la polvere, è esattamente quello che noi vediamo. Uguale. Un inferno di fuoco. È proprio uguale. Quella, secondo alcuni, è una nube di polvere. Se quella è una nube di polvere, io inizio, la polvere inizierò a sognarla la notte come uno dei miei peggiori incubi. Perché se quella è polvere, che vedevo di... No, raga, io ho letto la qualunque sul web, raga. Bastava veramente... il panno Swiffer per farcela. Bravo. Il panno così attira tutta la polvere. Io non lo so. Io, ripeto, il rispetto per ogni tipo di opinione e argomentazione c'è sempre e sempre ci sarà. Però io a volte mi chiedo se le persone credano davvero a determinate cose che dicono, non che la serie è bella, ma che ad esempio quella è una nube di polvere. Perché se quella è una nube di polvere, io non so cos'altro potrebbe essere una colata di piroclastica. Perché se quella è una nube di polvere, la colata di piroclastica, non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe essere. Ragazzi, basta che fate una ricerca su Facebook, o basta che semplicemente aprite i video di determinate persone, determinati colleghi, e vi ritrovate determinate affermazioni che tu dici, ma questi lo stanno dicendo per davvero? O, no, ripeto, non che se la serie è bella, che quella è una propria opinione, ma dire che quella è una nube di polvere, io non so quanto queste persone ci possano credere che quella è una nube di polvere. Quindi, ripeto, tra l'altro quei poveri cristi che stanno lì davanti alla nube di polvere verranno totalmente disintegrati, Galadriel rimarrà ovviamente intatta. Questo ci mancherebbe. Questa povera donna, probabilmente, ragazzi, pace all'anima sua, questo povero anziano sarà morto disintegrato, letteralmente disintegrato da quella nube. Ci sono anche altre persone qui. E Galadriel, impassibile. Cioè, che poi Galadriel, scusate, no? Ma poteva pure, se è così forte lei, non poteva mettersi su questa povera vecchia, questo povero vecchio, a coprirli, dato che lei è indistruttibile, gli faceva da schermo. Cioè, raga, poteva fare mille cose diverse piuttosto che stare lì imparata come un cazzo. Poteva fare mille cose diverse, poteva fare. Poteva salvare vite, cosa che sarebbe stato sicuramente più epico, più aulico. E invece no, lì, ferma. Ma veramente... Non hanno trovato null'altro di meglio da farle fare in quel momento. Io non lo so, io veramente non lo so. Ripeto, io meglio che non mi ci metto a pensare a queste cose, perché più ci penso a determinate cose, più dico, ma com'è possibile che hanno scritto una cosa del genere? E niente, lei è impalata, totalmente ferma, bloccata.
non si sa perché. Va bene. Ma perché è una nube fantasy. Certo. È una nube fantasy. Che amputa, disintegra e carbonizza gli esseri umani, però Galadriel è ferma lì, impalata. No, sono le comparse, che non avevano il contratto. Non servono a nulla. Va bene. Allora, direi che possiamo chiudere con l'ultimo bannerino, l'ultimo regno, che in realtà non è un regno specifico. Quindi, prendetele, è un, diciamo, un riassunto generale della serata. Terra di Mezzo, Paolo, molto semplicemente. Dato che comunque non abbiamo visto il Valinor, non abbiamo visto il Beleriand, abbiamo visto solo la Terra di Mezzo. Facciamo così, in questa Terra di Mezzo mettiamoci anche le ambientazioni che sono percorse dai protohobbit, perché bene o male quella è ambientazione e da quello che sappiamo ci siamo avvicinati molto a Fangorn, quindi lì dovremmo essere nella Valle dell'Anduin, nei pressi di quello che in futuro sarà il punto dove Isildur perderà l'anello. Quindi, insomma, ci troviamo nel cuore della Terra di Mezzo, lì, letteralmente nel cuore della Terra di Mezzo. Quindi includiamoci anche quelle ambientazioni che abbiamo visto con i protohobbit e ovviamente tutto il resto, quindi un riassuntone generale. Come la valuti questa Terra di Mezzo da questa prima stagione? Posso dirlo, abbiamo visto poco. Abbiamo visto delle belle ambientazioni, dei bei desktop, dei fondoschermi molto belli, niente da dire, che rimangono un po' lì. Abbiamo visto alcuni luoghi. Uno dei grandi problemi di questa serie, secondo me, è che è slegata e passiamo da una parte all'altra in maniera un po' così, senza passarci veramente dentro, senza viverla. Manca un protagonista che riesca a passare attraverso questi luoghi, o comunque la maggior parte di essi, riuscendo in qualche modo a restituirci le differenze, ma anche culturali, non solo geografiche, di questi posti. Io non ho colto grandissime differenze culturali, appunto, cioè sembrano tutti un po' uguali, ragionano nello stesso modo, parlano nello stesso modo. Abbiamo visto che le differenze linguistiche ci sono state nel primo episodio, dopo sono andate un po' perdendosi nel corso del tempo. Gli unici che effettivamente danno l'idea del viaggio sono questi proto-hobbit che per adesso vagano nella natura. Gli hanno fatto fare degli strani viaggi, abbiamo visto la montagna, la piana, i boschi, quindi loro effettivamente servono per farci vedere qualcosa di nuovo. Adesso sono arrivati in questa, forse sbaglio, questa groove che potrebbe, hanno detto, che hanno ipotizzato che sia il giardino delle Entesse. Speriamo di vedere gli Ent, per ora li abbiamo visti solo quando è passata la Chi Meterra l'ha e il Dalin. ipotizzato? Chi l'ha ipotizzato che ha già detto adesso? Ah, è stato ipotizzato Ah, ok, qui in in giro. giro, anche su Reddit qualcuno ha dichiarato che ha fatto i conti e secondo lui potrebbe essere così. Io mi auguro che vedremo gli Ma che Ent. vuol dire ha fatto i conti, Paolo? In che senso? Ah, si sono messi a studiare, a guardare no, e hanno detto con una certa sicumera che è così. Hanno cercato una coerenza cronologica tra gli scritti e la serie, veramente? Sì, è cose che potrebbero Non essere, potrebbero è starci, possibile. però no, perché non c'è una coerenza E cronologica, appunto, questo è cioè, non ha il senso questo approccio, problema. perché non Infatti, c'è noi alcun tipo di coerenza cronologica. dobbiamo andarci sempre piano, perché in realtà noi tutto quello che facciamo è congetturare, ipotizzare sulla base veramente del nulla, perché poi questi da un momento all'altro possono cambiare idea. Quindi vale un po' tutto, anche quello che diciamo noi vale, perché abbiamo visto che non c'è un criterio, una coerenza, anzi noi forse siamo anche troppo coerenti da un certo punto di vista. Quindi io mi auguro che vedremo questi Ent, perché per ora li abbiamo visti passare, salutare la cometa e poi nient'altro. Quindi questa Terra di Mezzo, io allora faccio un discorso molto, molto sincero. Io sono convinto che la via per la Terra di Mezzo sia aperta per tutti in ogni modo possibile. Se può entrare, si può arrivare a Tolkien attraverso qualsiasi cosa, si può arrivare a Tolkien attraverso un videogioco, attraverso un album metal basato sulla Terra di Mezzo, si può arrivare a Tolkien da un libro game,
Si può arrivare a Tolkien attraverso i libri, si può arrivare a Tolkien attraverso i film di Peter Jackson e anche attraverso questa serie televisiva. Anzi, se una persona arriva a Tolkien alla Terra di Mezzo grazie a questa serie televisiva avrà raggiunto un grande risultato. Poi, per come la vedo io, questa Terra di Mezzo, come tutta la serie, non è la Terra di Mezzo. Cioè, a me non restituisce niente da questo punto di vista. Non ha restituito niente della prima era, quello che ci hanno fatto vedere sono delle belle immagini completamente scollegate da tutto e non abbiamo visto il Beleriand, abbiamo visto questa seconda era, ma per il resto queste quattro cose che ci hanno fatto vedere sono dei bei salva schermo, ecco. Poi per il resto non mi hanno colpito troppo. Poi no, non posso dire che siano tutte, cioè Numenor è bella, l'abbiamo detto, il Lindon è bello. Anche il Regio, non puoi dire che sia brutto quell'immagine, quel frame che ti fanno vedere, però poi a me sa un po' di posticcio, non c'è quell'immersività che c'era nel Signore degli Anelli di Peter Jackson, c'è poco da fare. Riprendo l'esempio di prima, la Grifogliina, noi ne vediamo di più in quella serie, anche se non lo sappiamo, quella zona lì era, secondo me, comunica comunque molto di più del paesaggio o comunque di quel mondo, di quello che abbiamo visto lì, in quel frame, questa cittadina, che appare un po' così. È una serie che ha il problema delle varie storie con i vari regni, un po' Trono di Spade, però non arriva neanche a comunicare Westeros, cioè Trono di Spade ci ha comunicato comunque un continente che vive di vita propria. Questa Terra di Mezzo, secondo me, non vive di vita propria, e come ho già detto in un mio video, io avrei preferito un maggiore coraggio, e invece che accumulare citazioni, abbandonarsi a un gioco postmoderno che cita Jackson, che cita anche altre cose, che cita altri film, film della Marvel, situazioni che abbiamo visto in Star Wars, io avrei preferito una visione, ecco, un regista comunque degli showrunner più visionari, in grado di fare veramente qualcosa di anche a livello di ambientazioni e anche a livello di caratterizzazione dei personaggi. Avremmo potuto avere una Terra di Mezzo diversa da quella di Peter Jackson, ma comunque credibile, profonda, in grado di restarci dentro, perché effettivamente si poteva fare, perché la seconda era un'altra cosa, quindi secondo me c'era margine per farlo. E questa prima stagione non l'ha fatto, e per ora non l'ha fatto, poi magari la prossima stagione sarà un capolavoro, faranno tesoro delle critiche che hanno ricevuto, però per adesso io sono deluso anche dal punto di vista degli ambienti, per come non sono stati legati tra di loro. Rimangono scenari carini che non mi restituiscono comunque una vita d'insieme di questo mondo che invece Tolkien ha creato nel minimo dettaglio. Bastavano anche solo forse alcuni particolari in più. Basti pensare a cosa ha fatto Tolkien con Numenor, che nella Nature of Middle-earth descrive in una maniera incredibile dal punto di vista anche della fauna, della flora, delle abitudini, degli abitanti, anche dal punto di vista geografico. Questa serie è tutto un po' buttato lì, un po' posticcio, non sappiamo bene. Quindi boh, non lo so. Per adesso io sono deluso e questa Terra di Mezzo non mi ha ridato quelle sensazioni che invece mi aveva dato il Jackson. Poi probabilmente conta anche l'età, forse sono troppo vecchio, all'epoca ci credevo, adesso non ci credo più, però in realtà io sono un fan e se vedo gli alberi di Valinor mi commuovo e quindi a io avrei preferito me qualche di più. è bastato il nome di Erendil, Paolo, quindi dai, di che Ecco, parliamo. Ma più che altro, Paolo, ti chiedo, dopo tutto ciò che hai detto, la classica giustificazione delle persone che affermano che ma tanto questo non è Tolkien. La vedi una giustificazione giusta, corretta? Questo non è Tolkien. Tanto questo non è la Terra di Mezzo. Quindi, se dato che questa non è la Terra di Mezzo, dato che questa non è Tolkien, sbagli a criticare la serie, perché la serie non ha mai avuto l'intenzione di proporti Tolkien. Te sembra un'obiezione giusta questa? No, perché porta il nome Gli Anelli del Potere, il Signore degli Anelli. Se l'avessero chiamato Gigino va nel campeggio, l'avrei anche Ma potuto chi l'avrebbe guardato, accettare. Gigino che va al campeggio, Paolo? Nessuno, questo è il problema. Esattamente. Penso che abbiamo riassunto in pochi minuti
abbiamo dato una risposta a tutte le tipologie di obiezione, a maggior ragione questo tipo di obiezione che purtroppo sia io che Paolo ci ritroviamo sotto ogni video, sotto ogni live. Questa non è la terra di mezzo, quindi non vi potete lamentare. Questo non è Tolkien, quindi non vi potete lamentare. Loro non hanno i diritti, quindi non vi potete lamentare. No. Proprio queste tre cose che solitamente vengono utilizzate come obiezione, secondo loro valida, sono proprio le tre cose per cui noi ci possiamo e dobbiamo lamentarci. Sono proprio quelli i motivi per cui noi dobbiamo lamentarci. Perché se non hanno i diritti, la colpa è loro. Se questa non è la terra di mezzo e dall'inizio è stata spacciata per terra di mezzo, non è giustificabile dire semplicemente che non era la terra di mezzo, non è la terra di mezzo, quindi va tutto bene. No, perché questa doveva essere la terra di mezzo, questo doveva essere Tolkien. E il fatto che noi non abbiamo trovato nessuna delle due non ha alcun tipo di giustificazione. Quindi smettiamola, vi prego, ve l'ho detto già tante volte, smettiamola con le false giustificazioni, smettiamola con le obiezioni che hanno come unico scopo quello di portare avanti un pensiero a tutti i costi positivo su questa serie. Perché secondo me fare questo tipo di operazione, cioè essere sempre e comunque positivi su questa serie, non porta a nulla, porta a un giudizio sterile, perché se tu sei positivo per, appunto, ripeto, sempre e solo positivo su questa serie, vuol dire che non riesci nemmeno a organizzare un tuo pensiero critico, perché come noi abbiamo elencato i lati positivi di questa serie, li ha elencati Paolo, come li ho elencati io, esattamente allo stesso modo abbiamo elencato i lati negativi. Se poi ci sono più lati negativi che positivi, questo non è pur sempre colpa nostra, è colpa della serie che è riuscita ad offrirci quei lati positivi e quei lati negativi. Però offrire solo lati positivi o solo lati negativi da entrambe le parti ovviamente risulta quantomeno scorretto, proprio perché questa serie ha entrambi i lati positivi e negativi. Però rimane un fatto che questa non è la terra di mezzo, che questo non è Tolkien, come ha appena detto Paolo, e questa cosa ci ha deluso profondamente. Perché vi basta andare a ripescare le vecchie live, ragazzi, le vecchie live, sia dove c'era Paolo, ma dove c'erano anche altri. Parlando della serie, di quello che vediamo nei trailer, noi abbiamo passato le nottate a ipotizzare, ma questa potrebbe essere questa battaglia, ti ricordi Paolo? Questa potrebbe essere questo dettaglio. E invece no, tutto buttato letteralmente nel water, tutto buttato veramente nel gabinetto, perché per esempio la scena dove Galadriel si rialza dal fuoco dopo essere stata travolta dall'ondata piroclastica, noi lì pensavamo che, ti ricordi Paolo, è una visione di Galadriel nella prima era, durante la guerra di... La serie, sapete cosa ha fatto tutte quelle nostre ipotesi, quindi ha fatto così, questo è quello che ha fatto la serie, esattamente questo. Quindi... Il massacro di Alqualondë, chissà che cos'era, o la caduta di Numenor, invece era un frame della prima era buttato lì, che passa come tutto il resto, bellissimo, ma fine a se stesso, assolutamente non integrato, buttato anche quello, come molte altre cose belle, perché l'abbiamo detto, ci sono molti particolari belli. Erendil, Frank si è commosso a sentire quella frase di Erendil. Ho dato 6.5 a quell'episodio, Paolo, ho dato 6.5 porcaccia di quella miseria. Per quel particolare. E poi buttato in vacca nella scena dopo, subito da un intervento assolutamente fuori luogo, dai, che non c'entrava niente con lo stile, col tono che si era tenuto in quella scena. Quindi questa serie è tutta così, e questo è il punto. Ormai ha una cifra stilistica ben identificabile. Va bene, allora leggiamo qualche commento, dopodiché andiamo verso i saluti. Innanzitutto ringrazio ancora Francesca. Francesca, che generosità, grazie, veramente grazie. La frase piazzecata dove arrivare, metal, come diceva Paolo prima. Anche in un disco metal tu puoi ritrovare, puoi collegarti a Tolkien, assolutamente sì. Ma in ogni cosa, ragazzi, anche in un bicchiere di vino puoi collegarti a Tolkien, veramente in qualsiasi cosa. Io cammino a volte per la strada pensando a tutt'altro, quelle poche volte che non penso a Tolkien, all'improvviso mi ritrovo qualcosa, qualsiasi cosa, magari anche un cane che sta defecando sull'erba, magari per qualche motivo mi fa ricollegare a Tolkien, non per l'immagine del cane, ma perché magari c'è qualche dettaglio, non lo so, in quella situazione che mi fa ripensare a Tolkien. Sarà che ovviamente noi siamo anche un po' malati di Tolkien, però era il concetto che ha espresso Paolo, penso che sia abbastanza chiaro, e cioè che ogni cosa effettivamente ti può riportare a Tolkien. E se la serie sta comunque servendo a far sì che qualcuno venga incanalato verso ambienti più tolkieniani, perché quelli della serie non sono ambienti tolkieniani, ma se la serie riesce a incanalare queste persone verso ambienti tolkieniani, veramente tolkieniani,
allora vuol dire che la serie ha comunque raggiunto un ottimo traguardo. E potrebbe essere il vero e proprio traguardo, l'unico, Paolo, di questa serie. Quello di poter magari incanalare qualcuno verso Tolkien. Si spera. Si spera. Si visto spera. Che si dite che i libri li avremo sempre e che la gente sarà spinta a leggere i libri. Poi, io voglio, ne riparleremo, perché un giorno io voglio incontrare qualcuno che è andato in libreria e si è cercato il libro dove Galadriel sopravvive a una colata piroclastica e dove si butta nel mare per diventare campionessa olimpica, perché non troverete mai, non troverete un libro che parla di queste cose. E poi ne riparliamo, perché voglio vedere quanta gente rimarrà delusa se ha apprezzato questa serie, perché tutto questo non è mai esistito. Però questo apre di nuovo la sempre feconda discussione sul rapporto tra la narrativa scritta e poi gli altri media che prendono da questa narrativa. Qui la narrativa non c'è, e quindi hanno creato un qualcosa che poi è difficile ritrovare all'interno di un'opera testuale, ma appunto è un altro discorso. E saluto Riccardo, ciao Riccardo. E poi gli Sciolan ci dice: Riccardo, hanno sempre detto di voler onorare Tolkien e fare il romanzo che lui non aveva mai scritto. Ci sarà un motivo se non l'ha mai scritto? È un'obiezione che non sta in piedi. Ma hanno detto tante cose, Ricco, ma ad esempio quando hanno affermato che questa serie non è ambientata nello stesso universo della trilogia di Peter Jackson. Io penso che se c'è una cosa in cui gli showrunner stanno eccellendo è nella paraculaggine. Credo che lì stiano dimostrando di essere a livelli olimpici. Quindi io faccio, ripeto, la colpa di tutto ciò non è solamente degli showrunner, anzi loro hanno una piccola parte. La colpa è molto più in alto, è a monte, l'abbiamo detto prima. Però diciamo che gli sceneggiatori, con le affermazioni che stanno facendo, veramente a volte che ti lasciano di stucco, certe cose che stanno dicendo, diciamo che stanno incrementando le loro colpe. Ma ok, se loro hanno una colpa limitata, con le affermazioni che fanno, la loro colpa la aumentano a dismisura, fino a raggiungere una responsabilità quanto molto vicina a quella di Amazon. Ovviamente voi direte: beh, Frank, che dovrebbero fare? Dovrebbero starsene zitti? Sì, perché tu sei uno scrittore, sei un autore che ha scritto una sceneggiatura e quella sceneggiatura è stata trasposta in una serie TV, e quella serie TV è un prodotto commerciale che va valutato, va recensito. Quindi tu non puoi rispondere male alle persone che stanno recensendo il tuo prodotto, perché è proprio alla base della professionalità. Se tu fai un prodotto che esponi al pubblico, quel pubblico potrà valutarlo. Anche noi, quando facciamo un video e lo mettiamo su YouTube, è normale che ci sono delle persone che criticheranno quello che noi diciamo nel video. Una cosa che ci insultano, una cosa che ci criticano magari per qualcosa che abbiamo detto. Sono due cose diverse. Allora, gli insulti agli sceneggiatori non vanno bene, assolutamente no. Le critiche devono prendersele e starsi zitti. Ovviamente sì, possono rispondere alle critiche in maniera argomentata, ma quello che stanno facendo gli showrunner, del tipo dire chi critica la serie è razzista, e lo hanno detto, vi assicuro che l'hanno detto, questo è quanto di più scorretto e antiprofessionale si possa fare. Poi c'è Gian che dice: nasi torcheniani allucinogeni, quello di cui parlava prima Paolo. Strafatti di Mithril. Strafatti di Mithril, esattamente. E poi c'è, mi dice, la terra levati di me. Esatto, non è la terra di mezzo, è la terra levati di mezzo. Poi, bellissime le immagini, mi dice Saverio, che hai scelto, anche questa sembra un quadro bellissimo. Allora, Saverio, a maggior ragione, vedete, io non è che volevo influenzarvi nei vostri giudizi o nel Paolo nei suoi giudizi, ho scelto le immagini migliori che ho trovato, quindi non potete dirmi manco nulla su quel piano lì. Non è che volevo fare la marchetta per parlare male della serie a tutti i costi, quindi vi mettevo le immagini peggiori di questa serie. No, vi ho messo le più belle che sono riuscito a trovare. Vabbè ragazzi, allora direi che possiamo andare alla chiusura. Io ringrazio Paolo anche per questa bellissima serata in cui abbiamo fatto quattro chiacchiere, come sempre ci sono stati momenti in cui ci siamo un po' più un po' più alterati, accalorati, momenti in cui ci siamo comunque divertiti, momenti in cui abbiamo veramente fatto delle riflessioni di un certo spessore, per cui ringrazio ovviamente come sempre Paolo. E Paolo, allora io e te ci vediamo giovedì, praticamente giovedì per le speculazioni e teorie, dopodiché venerdì con l'ultimo episodio, e lì
Io spero che con l'ultimo episodio avremo qualcosa di cui parlare, perché col settimo episodio veramente c'era ben poco di cui parlare, se non le solite cose. Quindi fare sempre le solite critiche e bene o male quei pochi lati positivi che non aumentano, mentre purtroppo aumentano le critiche da fare. L'ultimo episodio, diciamo che non ci avevo offerto niente di particolare su cui basarci per fare grandi riflessioni. Spero che l'ottavo episodio sia differente, spero che sia un po' più ciccioso, sia in negativo che in positivo alla fine, cioè, alla fine anche se cioè, almeno se c'è qualcosa di negativo ci offre qualche emozione, ci offre comunque qualche emozione, che è un'emozione negativa, ma comunque un'emozione ce la offre. Il settimo episodio è stato proprio neutro, molto piatto, come una pianura, è come il mare il 15 d'agosto, cioè proprio una cosa sottotono. Cioè, sia in positivo che in negativo, quindi speriamo che l'ultimo episodio quantomeno possa concludersi con i fuochi d'artificio. Poi, quali fuochi d'artificio, se quelli di Gandalf o quelli di qualcun altro, non lo so, vedremo. Mario, grazie Paolo e grazie a te, grazie a te Mario, pubblicizza Discord e ricorda la controllare di domani su Discord. Bravo Mario, come l'hai ricordato. Allora, ragazzi, mi raccomando, come sempre, io vi aspetto su Discord, dove possiamo continuare a parlare della serie insieme a noi, c'è anche Paolo, ci siamo tutti. E tutti i ragazzi, fra l'altro, vedete qui il lunedì, mi raccomando, raggiungeteci, fra anche perché il mercoledì, quindi domani sera su Discord, c'è la Contro Live con i ragazzi, che organizzano una bellissima live a cui partecipano tantissime persone, dove potete divertirvi, diciamo, passare una bella serata in compagnia di altre persone, di altri appassionati, parlando della serie. Al momento stanno parlando della serie, quindi potrete, chi ha intenzione, chi ha volontà di parlare anche domani della serie, chi è, non ne ha abbastanza, tra l'altro io domani farò uscire un altro video sulla serie, quindi comunque se ne parlerà anche domani, può raggiungerci appunto su Discord. Detto questo, noi ci vediamo quindi domani, ovviamente su Discord, poi domani per un nuovo video, uscirà domani pomeriggio, giovedì anche con Paolo, ci sarà anche Erin probabilmente per le teorie e speculazioni per l'ottavo episodio, e poi venerdì sera, o comunque venerdì mattina, la live su Twitch in cui ci sarà anche la Madre Draghi a guardarsi l'episodio con noi. Il pomeriggio uscirà come sempre la recensione e la sera il gran finale con la nostra analisi, ultimo episodio. Leggi il messaggio della donazione. Aspetta, dov'è? Forse l'ho perso, aspettate, dov'è? Non l'ho visto. Ah, eccolo qua, Lele, non t'avevo visto, scusate, a volte non mi... La serie è bellissima, siete voi, non lo capite. Lele, grazie, allora, grazie per la donazione. Poi, il messaggio è quello che è, vabbè. In pieno spirito sarcastico di ieri ci siamo divertiti, Paolo, non ti dico le recensioni che hanno fatto Daniele e ho seguito tutto, quindi so bene cosa fa. Sei bene. Grazie Lele, comunque grazie ovviamente a tutti i nostri moderatori, e chiudo il sondaggio. Vi piace la terra di mezzo? L'avrei chiuso stavolta, me lo sarei ricordato, l'avrei chiuso, vediamo un po'. Vi piace la terra di mezzo della serie? Il 53% dice sì, il 46% dice no. Quindi l'Italia si spacca. Esatto, l'Italia si spacca. Esatto. Però a maggioranza è un sì, per il momento è un sì. È piaciuta, sta piacendo. Va bene. Ma più che altro, ripeto, stasera abbiamo approfondito forse il lato più positivo della serie, quello meno negativo, Paolo, quello meno negativo. Quindi stasera ci sta che bene o male i risultati sono un po' più positivi. Poi nei prossimi giorni avremo modo di approfondire anche altro, perché il problema di stasera non è tanto l'ambientazione, di cui comunque abbiamo provato ad esprimere anche sia i lati negativi che ai lati positivi. Il problema sta nella scrittura, però ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne fino alla fine dei nostri giorni, di questa prima stagione ovviamente. Paolo, ci vediamo quindi giovedì, vi mandiamo un abbraccio, un saluto e a domani, anzi giovedì con le live e domani con il video. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao a tutti.